riascolteremo su una relazione che ha come titolo L'obbligo che mi costringe a scrivere. È ovviamente una citazione tratta dalla Bibbia. Grazie a voi la parola. Bene, buongiorno. Tocca a me rompere il ghiaccio, ne sento tutta la responsabilità. Siamo in due perché ormai da un po' di tempo a questa parte lavoriamo assieme, viviamo insieme, anche come capita a un marito e una moglie, e lavoriamo insieme. Abbiamo questa fortuna da un po' di anni a questa parte di avere, diciamo, io il mio interesse per Simone Weil viene da molto lontano, non dico quanti anni perché se no, però da quasi 7, 8, 10 anni questa passione è diventata comune. Ma passo subito perché sappiamo che io conosco la mia tendenza a debordare, quindi abbiamo deciso appunto di intervenire in qualche misura alternativamente, in modo tale che, anche perché da molto po' di tempo andiamo molto nelle scuole, parliamo nelle scuole superiori, eccetera, e ci capita, e abbiamo visto che il modo per attirare e farci ascoltare non è tanto di parlare noi, ma di far parlare la Weil, no? Perché molto spesso non si fanno convegni sulla Weil e chi ascolta, chi non la conosce, non si trova neppure un testo. Tra l'altro vi è stato dato anche nella piccola dispensa, non so, ci sono raccolte due lettere, io ne avevo mandate una decina, che sono tutte le lettere che saranno in qualche misura utilizzate come documentazione all'interno del nostro intervento, anche perché abbiamo voluto proprio centrarlo su quello. Infatti abbiamo voluto accogliere l'indicazione proprio che è suggerita dal titolo di questo convegno, Esistenza e Storia, perché il nostro intento è quello di chiarire il rapporto che intercorre nella vita di Simone Weil tra l'esistenza, la sua esistenza negli anni 30, per gli studenti che non la conoscono, è nato il 3 febbraio 1909, vive in un decennio che va dal 30 al 40 la parte più intensa della sua vita, muore nel 43 durante la resistenza a Londra nel 1943, il 24 agosto, così sapete collocarla. Ecco, la sua esistenza dunque ci ha interessato, ma soprattutto l'esistenza degli uomini del suo tempo, e quindi da lì la sua capacità, mi sentite? Perché il microfono è un po' lontano, sì, la sua capacità di riflessione. In un certo senso tutta la sua vita si svolge in presa diretta con gli avvenimenti del tempo. Non c'è quasi un solo testo di Simone Weil, se si eccettuano naturalmente gli scritti scolastici, i Topoli, Redazione, eccetera, eccetera, che non nasca dall'esigenza di rispondere a un quesito, a un appello, a una domanda che risale dalla realtà che le sta intorno, che si tratti della necessità di far chiarezza sugli avvenimenti o di trovare le giuste ragioni per agire e per rendere ragione, diciamo, delle sue scelte a chi nel periodo dell'impegno politico, ai suoi compagni, nella scuola, alle sue alunne. Aveva la fortuna di insegnare filosofia a pochissimi, in un liceo femminile soprattutto, a pochissime studentesse che portava spesso in cortile e sotto gli alberi faceva le sue lezioni, cosa che non è più possibile oggi. Ecco, non andare in cortile, quello si può sempre andare, ma avere pochi studenti e avere con loro un intensissimo dialogo che per Simone Weil è continuato anche dopo, e anzi il dialogo si svolge più intenso dopo, perché allora sono su un piano di parità e non è il professore che parla, ma sono due persone che si trovano a contatto della vita. Quindi il tratto peculiare del suo pensiero è costituito dal nesso inestricabile che c'è appunto tra il pensiero e l'azione. E in questo, non solo nel significato ovvio e necessario di coerenza tra il pensare e il fare, ma nel senso di un contatto vivo, concreto, operativo con i propri simili. Ecco, e naturalmente poi con le concrete circostanze della storia, solamente in questo contatto si accende in lei la scintilla del pensiero e il suo pensiero è messo in moto ed è alimentato. Ecco, questo la costringe veramente a pensare,
e a confrontarsi con la contraddizione. È una delle parole fondamentali del pensiero di Simone Weil, la contraddizione, che bisogna guardare in faccia, che bisogna contemplare. Naturalmente il pensiero della contraddizione sarà più evidente nella parte diciamo finale del suo pensiero, ma è già presente fin dall'inizio. Quindi in questo connubio tra pensiero e azione noi possiamo trovare il dato costitutivo, il suo modo di riflettere sulla la realtà, per giungere appunto, come dice lei, alla verità. Ecco, può forse stupire che ci sia in lei questa consapevolezza della necessità di un pensiero che liberi l'azione dal rischio di essere, è lei che lo dice, vana agitazione, attivismo senza anima. E questo è paradossale, è già presente in un topo, cioè in un testo di filosofia, perché in Francia non si insegna la storia della filosofia, ma la filosofia, si impara a filosofare. Soprattutto Simone Weil, che ha avuto un maestro straordinariamente bravo in questo, nel suscitare la capacità di riflessione, Alain, Émile Chartier Alain. Ebbene, a 17 anni consegna un testo al suo professore e in cui c'è questo, diciamo, questo pensiero di azione e riflessione già messo in luce, già evidenziato. Dice: la verità è che dopo la scoperta del pensiero geometrico, un altro elemento della riflessione di Simone Weil è la geometria greca, che per lei è la madre di tutte le scienze, no? È il primo modello del pensiero, è il pensiero che precede immediatamente l'azione. Dal momento, questo va sottolineato, dal momento che la sola vera azione è il pensiero. La sola vera azione è il pensiero. Se l'azione non fosse preceduta dall'attenzione, ecco un'altra parola tipicamente weiliana che poi assumerà una connotazione filosofica, ma qui la troviamo in un testo di 17 anni, no? Aveva 17 anni. Ecco, se l'azione non fosse preceduta dall'attenzione, non sarebbe azione, ma agitazione del corpo nel sonno. Per l'anima sarebbe solo passione. Ecco, c'è una frase che ripetono spesso i compagni stessi di Simone Weil, quelli che hanno avuto Alain come professore nel prepararsi all'esame di ammissione all'École Normale. Dice: volevamo pensare. Questo era l'ideale che avevano tutti gli studenti di Alain: imparare a pensare. Pensare è stata l'ascesi quotidiana di Simone Weil. Simone Weil non è ascetica perché si è privato del cibo, ha lavorato in fabbrica, ma perché si è imposta come ascesi, come esercizio ascetico, il pensare ogni giorno. Solo in questo modo lei ha potuto confrontarsi con la realtà, eccetera. E tra l'altro, abbiamo sentito un momento fa, mi pare, del professore di filosofia che diceva che bisognava, che ha visto quella ragazza che scriveva sul Torino. Ebbene, a lei aveva proprio insegnato questo: dovete pensare sempre con una matita in mano. Tutti i testi di Simone Weil non nascono perché deve fare un saggio per una rivista. Beh, qualche articolo l'ha scritto nei primi tempi sulla rivoluzione proletarienne, le FOR, l'École Émancipée, cioè questi bollettini che raggiungevano migliaia di persone, eccetera. Ma in realtà tutto ciò che noi leggiamo oggi di Simone Weil è il risultato del pensiero che lei trascriveva giorno per giorno, avendo sempre accanto a sé un quaderno, e infatti si chiamano quaderni le sue opere più importanti, 17 quaderni neri, quelli che si usavano a scuola, che sono diventati i quattro quaderni pubblicati dalle edizioni Adelphi a cura di Giancarlo Gaeta. Pensare con una penna in mano. Ecco, dalla pratica appresa da questo suo maestro, da Alain, legge appunto con la matita in mano, sono nati i quaderni. Ed è nato anche il primo testo, diciamo, in cui Simone Weil in qualche misura riassume tutto il suo pensiero sulla politica del suo tempo, un testo che scrive a 25 anni, che ha un titolo molto significativo. Quasi tutti i testi di Simone Weil portano pensiero o riflessione. Questo si intitola Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale. Un testo straordinario. Scrive a 25 anni, il suo maestro Alain, quando lo legge, rimane incantato e gli dice: immaginate,
quando uno fa una tesi, va dal suo professore e dice: il testo che mi ha consegnato è Kant continuato. Così ha detto a lei, dandogli del lei, come facevano tutti, o meglio del voi in francese, come facevano tutti. Ecco, in questo testo, negli appunti preparatori, scrive: la collettività è più potente dell'individuo in tutti gli ambiti, la forza, lo sfruttamento, eccetera, salvo in uno solo, pensare. L'individuo non ha che una forza, il pensiero, ma non come intendono i piatti idealisti, cioè coscienza, opinione. Il pensiero costituisce una forza e dunque un diritto unicamente nella misura in cui interviene nella vita materiale, in cui si fa azione. Ma prima ho pensato. Ed è significativo che i suoi stessi articoli, se ne andiamo a vedere, molto spesso si privilegia, nella lettura di Simone Weil si privilegiano i testi, degli anni di Marsiglia, di Londra, quelli che ci danno più soddisfazione filosofica magari, ma andare anche a leggere gli articoli che scriveva per le piccole riviste della sinistra dissidente in Francia, ebbene, quelli insegnano moltissimo, in fondo non c'è una differenza. Tra l'altro tutta la sua vita si è svolta nell'arco di 10-13 anni, quindi non è che è morto a 34 anni, appunto. No, e quindi cosa abbiamo pensato di vedere come nasce questo pensiero che lei traduce prima nei testi politici, dell'impegno sindacale, eccetera, nella riflessione sulla possibilità o impossibilità storica di realizzare una rivoluzione attraverso le lettere. Infatti ci è stato dato non ne abbiamo utilizzate tante, e cominciamo subito da una lettera che voi avete nella sua integralità, perché è una lettera dei primissimi tempi, quando si era impegnata nel sindacato e lottava su due temi fondamentali. È possibile una rivoluzione a partire solamente dalla Russia? Un tema che sembra molto lontano, però è interessante il modo con cui l'aggredisce, e soprattutto viene fuori l'altro tema fondamentale di Simone Weil, che è il lavoro. Noi abbiamo qui Robert Chenavier, che ha visto e ha descritto tutta l'evoluzione di pensiero, di riflessione di Simone Weil attraverso il lavoro. Infatti l'ha intitolato Une philosophie du travail, una filosofia del lavoro. E da lì, è vero che oggi noi il lavoro non ce l'abbiamo, il lavoro sembra occupare qualcosa di inferiore rispetto a quello che al valore che aveva nel periodo tra le due guerre, ma in realtà il lavoro inteso come azione umana è sempre necessario. Tra l'altro poi è proprio il lavoro che determina la fase finale del suo pensiero mistico. Capiamo che cos'è per lei il lavoro, e quindi la sofferenza del lavoro, il malheur, la sventura del lavoro, non ne capiamo. Ecco, adesso Maria Antonietta legge il primo testo, che è una lettera che Simone Weil invia a un compagno, Busseuil, è un nom de plume, come si dice in francese, cioè con cui firmavano degli articoli, in realtà si tratta di un suo compagno. E si riferisce, la manda questa lettera a Pierre Lauzon, apparentemente un borghese che lavorava appunto qualcosa simile come all'INAIL, all'ufficio del lavoro, però che era una persona straordinaria nella capacità di riflessione, soprattutto sui problemi economici, e che Simone Weil prende in considerazione, perché non è vero che Simone Weil pensava da sola, pensava sempre con gli altri. Molte delle sue intuizioni che poi lei portava a compimento in modo estremo, radicale, le venivano da questo contatto. Ecco, sentite come argomenta Simone Weil in una lettera, perché lì è nelle lettere che nasce il pensiero di Simone Weil. Avremo, quando le opere complete saranno appunto complete, tre volumi dedicati alle lettere. E potete immaginare quante ne sono andate disperse. È uscito per ora il volume delle lettere alla famiglia, al fratello André, che era un grande matematico, e alla famiglia, che sono interessantissime per vedere le schermaglie che Simone Weil soprattutto aveva con la madre, Selma. Ecco. Sì,
Caro compagno, Bucer, a seguito di una conversazione scambiata con lui intorno al socialismo in un solo paese, mi ha consigliato di scriverti. Gli ho detto che la questione non mi sembrava sufficientemente chiara nemmeno per Trotsky, almeno stando a quello che ho letto nella Terza Internazionale, la Rivoluzione Permanente. Non prova in modo sufficientemente chiaro, a mio avviso almeno, come la Russia possa, ammesso che disponga sul suo suolo delle materie prime necessarie, chiudere le frontiere una volta completato il suo equipaggiamento industriale e formare un piccolo mondo, cioè il modello del socialismo in un solo paese. Ecco, qui il ragionamento, io leggo solo alcuni passi, il ragionamento stringente al quale costringe il compagno al quale si rivolge, servendosi di un'argomentazione ad absurdum, le consente di immaginare di fatto di prevedere una possibile involuzione autoritaria nell'Unione Sovietica che inevitabilmente l'avvenire avrebbe riservato a quel paese. E dice: se l'Unione Sovietica può costituire da sola il socialismo, allora il proletariato mondiale può risparmiarsi una rivoluzione, a patto che l'Unione Sovietica sia salvaguardata fino al momento in cui avrà realizzato una completa industrializzazione. Il suo ragionamento paradossale viene spinto fino in fondo in questa lettera, e per cui il concetto è questo: bisogna dunque lasciare piena libertà di movimento all'Unione Sovietica e accettare qualsiasi violazione dei diritti se questo è indispensabile a realizzare la rivoluzione. Ma se questo presupposto è vero, cioè che tutto è possibile purché la rivoluzione finalmente si attui, allora, dice Simone Weil, allora ogni concessione a favore degli stati capitalisti diventa legittima se consente di affrettare il processo di industrializzazione in Unione Sovietica. Tutto questo, tutto quello che contribuisce ad affrettare il momento in cui questa industrializzazione verrà completata diviene legittimo. Qui noi vediamo proprio poi l'ombra di quello che sarà lo stalinismo, no? Superlavoro, sottoalimentazione di un'intera generazione, inuguaglianza crescente fra i salari, incentivi progressivi, lavoro forzato, potere oppressivo dello Stato, cioè la negazione del socialismo, dell'ideale del socialismo. Se invece il socialismo non può essere costruito in un solo paese, cioè se questa ipotesi è falsa, tutte queste cose diventano altrettanti crimini contro il proletariato. Se fosse provato che è possibile costruire il socialismo in un solo paese, ma io entrerei subito nel partito e non ne uscirei mai. Se mi venisse provato il contrario, che non è possibile il socialismo in un solo paese, io lo combatterei senza tregua, non il socialismo ma il partito. La posizione intermedia mi sembra impossibile. O il partito tradisce gli operai, o quelli che non sono con il partito sono dei traditori. Ecco, questo è. Ecco, abbiamo scelto un'altra lettera di una sindacalista di obbedienza, come si diceva allora, comunista, ma ci limitiamo a leggerla semplicemente per vedere di nuovo questo stile di ragionamento, come si comporta, diciamo, questa lettera segue una polemica che diciamo una polemica che era, si era sviluppata sulle riviste della sinistra rispetto al viaggio in Germania, quando nel 1932 capisce già che cosa si stava preparando e dice delle cose facendo vedere come il Partito Comunista, appunto perché aveva accolto molti iscritti, era diventato incapace di pensare di fronte alla minaccia del nazionalsocialismo. E ha quindi con questo, diciamo, Robert Lang, che lavorava nella tipografia, un lungo dibattito, e lei scrive una lettera abbastanza, diciamo, diretta e dura, e dice: va bene, abbiamo confrontato tutti i nostri, diciamo, ognuno di noi ha delle argomentazioni che si basano sui fatti, perché lei è importante basare il dibattito su dei fatti. Ecco che cosa gli dice.
D'accordo, rinviamo la discussione a più tardi. Io sono più che convinta che i fatti possano ammettere delle interpretazioni diverse. Mi interessava sapere se voi ne avete, soprattutto per la ragione seguente. Sono giunta alla mia posizione dopo una matura riflessione sulla base dei fatti a me noti, cioè a seguito di questo viaggio in Germania, in cui aveva potuto vedere con i suoi occhi qual era il clima sociale che costituiva proprio il clima di preparazione al nazismo. Fatti nuovi potrebbero senz'altro spingermi a rimettere tutto in questione. In presenza di interpretazioni diverse, potrei anche farlo, ma ciò è meno probabile perché nel corso delle mie riflessioni ho esaminato le diverse maniere di interpretare i fatti di cui sono giunta a conoscenza. Certo, è possibile che lei mi proponga un modo di vedere al quale non ho pensato. Questo fa parte dello stile di pensiero di Simone Weil, cioè aggredire la realtà, affrontare l'interpretazione dei fatti, partendo possibilmente dalla pluralità dei punti di vista e delle sfaccettature possibili, e immaginando che possa sempre esistere un punto di vista oltre quella che è l'umana visibilità, in cui la ragione ci guida, ecco, ove la verità viene maggiormente racchiusa, e quindi un punto di vista che è assolutamente anti-ideologico, cioè perché la negazione del fatto che possa esistere una visione del mondo che è una struttura che si sovrappone alla realtà e che in qualche modo la imbriglia. Ecco, questo ci fa dire, per abbreviare, che la verità per Simone Weil non è mai astratta, nasce sempre da una immersione nei fatti. Per dirla con le sue parole, la verità è sempre sperimentale. Ecco, passiamo appunto a analizzare questa affermazione. In Simone Weil, contrariamente a quello che si scrive molto spesso, e lo vediamo nelle biografie, si è sempre interessata di politica. Alcuni hanno detto: no, ha avuto la crisi mistica, non si è interessata più di politica. L'ultimo testo è il miglior, come dire, manifesto per una civiltà nuova, l'enracinement, la dichiarazione dei doveri dei doveri, non dei diritti, verso l'essere umano. Capite il rovesciamento rispetto alla Rivoluzione francese. Allora, non è mai cambiato per lei quindi l'atteggiamento rispetto alla polis, cioè questa è la politica per lei, la preoccupazione, il prendersi, il farsi carico della polis. È semmai cambiato il suo modo di aggredire la realtà, il suo modo per togliersi fuori dalla massa, per usare una parola del testo che abbiamo citato poco fa, le riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale, dice per tornare, mi sentiamo un certo modo faustiano in Simone Weil, c'ha 25 anni, poi dopo diventerà, sarà più calma, quando le verità le verranno dal ventre come un bambino che non vuole uscire, no? Lei spesso usando delle immagini potentissime rispetto anche alla maternità. Dice: ogni individuo deve tornare a stringere per proprio conto, al di sopra dell'idolo sociale, il patto originario con lo spirito, originario dello spirito con l'universo. Ecco, a cavallo del 33-34, la pura e semplice militanza politica cominciano ad apparirle un po' insufficienti. Per pensare, appunto per pensare in profondità, ha bisogno al tempo stesso di ritrarsi e di condividere. Sembra una contraddizione. In realtà la contraddizione per lei è sempre la possibilità di salire su un gradino più alto, di superare una soglia. Ha compreso molto bene che se vi è una conoscenza alla quale si giunge attraverso il coinvolgimento personale e la condivisione con gli altri, ve ne è un'altra a un gradino più elevato che necessariamente si nutre della necessaria, nel necessario distacco e solitudine. Ebbene, è nel 34 che parte quell'avventura straordinaria, che Simone Weil apre quel cantiere enorme che sono i quaderni.
la riflessione quotidiana, l'ascesis, l'ascetica del pensare giorno per giorno. Il primo quaderno, appunto, segna un momento di pausa in cui comincia a preoccuparsi fondamentalmente, ecco un'altra parola vegliana, ne abbiamo viste varie, contraddizioni, attenzione, eccetera, che è quella della condizione operaria. Tra l'altro, questa bella definizione, la condizione operaia, darà il titolo a un testo che raccoglie le sue riflessioni sul lavoro, e in particolare il suo Journal d'usine, cioè il diario di fabbrica. Ecco, a questo scopo sente proprio la necessità di fermarsi e di fare una, quella che lei dice, un'inchiesta su passato e presente, nella tecnica e nella teoria, perché se si vuole cambiare la condizione operaria non bisogna appena pensare, bisogna cambiare anche la tecnica, le macchine, che sono un luogo di asservimento per gli operai. Ecco, e dice lei stesso, occorre infatti che ogni atto di lavoro sia accompagnato dalla conoscenza di tutti gli sforzi umani, e mette tra parentesi teorici e tecnici, che l'hanno reso possibile. A tal fine, e cioè per arrivare a questo tipo di rinnovamento della scienza e della tecnica, prende nota di alcune azioni collettive. È vero che si ritira dalla politica, sembra ritirarsi dalla politica attiva, ma in realtà è perché vuole riflettere in piccoli gruppi e dice, come facendo una sorta di programma per se stessa, dice, istruire una elite proletaria e solamente dopo prendere il potere, ma si rende conto che è ridicolo prendere il potere, e tra parentesi subito scrive, del resto questa tappa non ci riguarda in alcun modo, e continua, creare gruppi di studio con tecnici, operai qualificati, studiosi, storici. Niente discussioni o riunioni, l'importante è dire le cose, non come facciamo adesso, fare la discussione alla fine nel talk show e alla fine non si sa che cosa pensare. Dice, questo impegno non toglie tutto il suo senso all'azione, ma deve essere subordinata, mette. Non si può dare il meglio di sé, sono parole sempre della Bei, in un compito così spoglio di prospettive. Ebbene, le pagine, diciamo, questo testo, in questo testo avvertiamo già i grumi incandescenti di un pensiero che poi diventerà il testo fondamentale che riassume il suo pensiero. Ci sono due testi. Uno è il Grand Oeuvre del 34, 25 anni, quando sintetizza il suo pensiero politico, e poi quando alla fine scriverà la madre qualche giorno prima di morire, ha terminato, non completamente, il suo secondo Grand Oeuvre, il suo secondo, lo dice naturalmente ridendo, lo può dire la madre, non lo dice ad altri, no? Che sarebbe appunto l'Arbre Cinema. Sono queste due opere, e sono tutte, il primo è una grande riflessione che noi avremo capacità di fare solamente nel dopoguerra, quando ci renderemo conto di quello che è stato lo stalinismo e di quello che è stato il Novecento con tutti i suoi disastri. Ecco, il momento in cui scrive le riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione la assorbe totalmente, tanto che decide di domandare un periodo di congedo. Poi ne avrà molti per altre ragioni, per ragioni di salute, mal di testa, emicranie, eccetera. E scrive alla madre. Sono bellissime le lettere alla madre che scrive in questo periodo. Sentite, ve la legge lei perché mi pare che lo dica meglio una donna. In questo momento sono come una partoriente il cui bimbo ha spinto fuori la testa e poi per capriccio si è bloccato. È doloroso estrarre da sé di un sol colpo tutto quello che si ha nel ventre. È qualcosa che non si può fare per frammenti, purtroppo. E tuttavia si è contenti di sentire qualcosa nel ventre. Il tempo in cui scrivevo l'articolo per la Rivoluzione Proletarienne mi appare adesso come un'epoca idilliaca, quando scrivevo senza sofferenza e al tempo stesso mi appare come un'infanzia lontana in cui non capivo niente di niente. Ecco, che cosa sta succedendo?
succedendo, signore? Che cosa sta succedendo in lei? È difficile perché anche nei quaderni, i quaderni sono oggetti, sono strumenti, luoghi di riflessione, non di épanchement, cioè in cui uno racconta i suoi fatti. Non interessava questo tipo di psicologismo, no. Però qua e là appaiono delle frasi che lette con attenzione amorevole ci insegnano. E avete visto fuori, forse non avete visto, poi lo vedrete, ci sono anche tra i libri che si dicono di Simone Weil, ma non sono di Simone Weil, sono le Leçons de philosophie, le lezioni di filosofia. E sono gli appunti che lei, del corso che ha fatto a Rohan, e che Anne Renaud, quando si è sposata, ha raccolto. In questi appunti, l'anno di Rohan 1933-34, presi dalla sua riunione, a un certo punto c'è questa annotazione che mi pare interessantissima perché prelude alla decisione fondamentale della sua vita. Dice: l'uomo è fatto in maniera tale che chi schiaccia non sente nulla, mentre è colui che è schiacciato che sente. Finché non ci si è messi dalla parte degli oppressi per sentire con loro, non si può capire. Apparentemente è una frase generica, però non è ovvia per chi conosce Simone Weil. È infatti rivelatrice in qualche modo di un effettivo bisogno che comincia a provare e a vivere. E lei ha bisogno di provare, ha bisogno di vivere in prima persona quelle cose su cui ragiona. E infatti, dopo averlo comunicato ad alcuni amici che la guardano un po' meravigliata, a Pierre Monat, a due sindacalisti, marito e moglie, Albertine e Bente Venone, poi a Marcel Martinet, che era uno scrittore proletario per il quale lei aveva una venerazione straordinaria. A me piace tantissimo nominare queste persone che voi non conoscete, perché io le ho conosciute tutte. Adesso sono tutti in un falasterio, insomma, il cielo, sono tutti morti, ma insomma. Però io ho avuto questa grande fortuna di conoscerle. Ebbene, queste persone hanno detto: ma cosa vai a fare a lavorare in fabbrica? Eppure la condizione operaria le si svela lì, la conoscenza vera. È vero che ha scritto quel testo prima di entrare in fabbrica, lo termina nel dicembre del 34 e lavora nel 35, però c'è una colorazione del suo pensiero che può venire solamente dall'esperienza, dal fatto che prova, che sente. Di fatto quello che sperimenterà in fabbrica non l'arricchirà solo nell'intelligenza. L'esperienza operaia attraverso cui conoscerà, ecco, un'altra parola fondamentale del lessico belliano, le malheur. Lei stessa è estasiata di fronte a questa parola che noi tranciamo un po' banalmente con la parola sventura. C'è anche in italiano, e nell'italiano soprattutto dialettale, quando diciamo vai alla malora, mala ora, no? È malheur, no? Però ecco, il malheur operaio è, come dire, una frase in cui si cristallizza il pensiero di Simone Weil. È solamente lì, in questa esperienza, che lei comincia a rendersi conto, nonostante la sua pochezza, dice lei, e lo ribadisce più volte, di avere in sé un deposito d'oro puro. Molti pensano che questa frase la dice alla fine perché sta per morire. No, la dice nel 35, scrivendo una lettera a uno dei fondatori del Partito Comunista, Boris Souvarine, che è stato il primo désenchanté di comunismo. Dopo aver fondato il Partito Comunista, adesso è stato nel Comintern, è il primo che critica Stalin nel 1925, quando ancora non era andato al potere, c'era ancora Lenin, eccetera, ma lui aveva già capito che Stalin andava e parla di una parola che quelli più vecchi conoscono, il culto della personalità. Ecco, scrivendo a Boris Souvarine dice queste cose. È vero, in tutti gli ambiti ho solo delle capacità miseramente deboli, ha dovuto finire per accorgersene anche lei, ma ho qualcosa nel ventre, vedete, torna sempre questo tema del ventre, i pensieri che nascono dalle viscere, dal ventre. La contraddizione è solo apparente. Quanta gente ha capacità brillanti ma non ha niente nel ventre.
È il tempo che passa, non ha solo l'effetto di diminuire progressivamente le mie forze, le mie facoltà, ma anche l'effetto di farmi scorgere in maniera sempre più chiara ciò che racchiudo dentro di me. Per dirla con tutta franchezza, ho la convinzione assoluta che si tratta di germi di grandi cose. In questo non c'è nessun narcisismo, ecco, nessuna presunzione su di sé, ma proprio il senso dell'essere, come dire, custode nel ventre di un germe di verità. E poi leggo anche un piccolo passo invece di una lettera che scrive all'amica e che è la sua grande biografa, Simone Petronas, ecco, in cui le comunica di aver deciso di rinunciare alla militanza diretta, all'azione politica diretta, alla militanza diretta, di rinunciarvi in vista invece di un impegno fondamentalmente di riflessione sulla politica e sul tema dell'oppressione operaia. E dice: ho deciso di ritirarmi completamente da ogni specie di politica, salvo la ricerca teorica. Il che non esclude nel modo più assoluto la mia eventuale partecipazione ad un grande movimento spontaneo di massa, ma nei ranghi, come soldato semplice. Però non voglio alcuna responsabilità, neanche piccola, neanche indiretta, perché sono sicura che tutto il sangue che sarà versato invano e che siamo battuti in partenza. Ecco, questa lettera è probabilmente del 20 marzo del 34. Ecco, quindi pensate, ci troviamo, quindi manca ancora qualche anno allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quindi però c'è questa percezione di una catastrofe incombente. Ma questo non significa, appunto ha detto, salvo un movimento popolare. Questo movimento popolare l'abbiamo nel 1936, sia in Francia che in Spagna, con i grandi movimenti che vedono al potere la sinistra o il Partito Repubblicano in Spagna. E questo grande movimento, questo vi invito proprio, se capita, di andarlo a leggere. Nel 1937 c'è un lungo periodo di scioperi che poi portano al potere Léon Blum, no? E poi ci sarà la guerra di Spagna, no? E Simone Veil ritorna sui luoghi di lavoro, incontra i suoi compagni. C'è un testo che è straordinario e che i maschi hanno sempre letto in modo sbagliato, anche nel titolo, perché l'hanno intitolato La vie et la grève des ouvriers métallo, degli operai metallurgici. Invece è scritto La vie et la grève des ouvrières, che sono le donne, delle operaie metallurgiche. È anche significativo questo, nonostante averlo detto tante volte, tutte le volte che io lo sentivo lo dicevano in quel modo, no? In italiano dicevano gli operai, invece no. Ecco. E però poi dopo, subito dopo, questa esperienza a cui lei partecipa, ma che guarda con disincanto e che in qualche misura definisce con una espressione che poi utilizzerà anche Pascal Rouge, uno storico del Fronte Popolare in Francia, che è la belle illusione, la bella illusione. E a un certo punto dice, voi lo sapete, Simone Weil non può rimanere a studiare teoricamente e non andare a battersi là dove si batte, e decide di andare anche in Spagna a combattere. Ecco, sentite cosa dice in una lettera bellissima, andrebbe letta tutta, no, questa lettera, la scrive a un grande scrittore che non era sulla sua stessa linea, era di destra, Giorgio Bernanos, che era andato a fare dei reportage in Spagna dalla parte avversa, però era un uomo che cercava la verità e si sono incontrati sull'idea che quella guerra ci ha dato la misura della violenza che si stava per abbattere sull'Europa. Sentite cosa dice. Nel luglio 1936 io mi trovavo a Parigi. Io non amo la guerra, ma ciò che mi ha sempre fatto orrore nella guerra è la condizione di coloro che si trovano nelle retrovie. Quando ho capito che, malgrado tutti i miei sforzi, non potevo esimermi dal prendere parte moralmente a quella guerra, vale a dire dal desiderare ogni giorno, ogni ora, la vittoria degli uni e la disfatta degli altri,
Mi sono detta che Parigi era per me la retrovia e ho preso il treno per Barcellona con l'intenzione di arruolarmi. Quindi anche il suo pacifismo radicale viene messo radicalmente in discussione di fronte alla necessità di non stare a guardare, non stare nelle retrovie, ma di prendere posizione in prima persona. Quindi, anche se poi da questa esperienza uscirà con una delusione cocente. Ecco, ecco, ci avviamo alla seconda e ultima parte del nostro intervento. Non so quanto tempo abbiamo ancora. Forse è meglio che tagliamo. Sì, allora tagliamo. Ecco, sì. L'ultima parte l'abbiamo intitolata Pensare in tempi di cattiva fortuna. Ecco, in questa parte abbiamo preso in considerazione alcune lettere che comincia a scrivere al fratello e in cui comincia a ripensare le radici di una possibile ricostruzione dell'Europa. E questo lo fa in modo particolare riflettendo nei quaderni e soprattutto nel periodo in cui si reca negli Stati Uniti dopo aver avuto la stagione più ricca dal punto di vista spirituale nel suo incontro con il padre Perrin a Marsiglia. Sul padre Perrin, se mi mettessi a parlare, non finirei mai, perché non solo l'ho conosciuto, ma ci sono stati con lui giorni e giorni, ed è certamente, rispetto alla sua evoluzione spirituale, il testimonio più importante. Una personalità straordinaria, poco stimata dai vegliani filosofi, perché loro pensano che bisogna dire delle cose incomprensibili, mentre il padre Perrin parlava in modo molto, molto chiaro, e quindi, ecco, però è senza dubbio una persona straordinaria. Ma anche in questo, se qualcuno vorrà sapere qualcosa, se prendiamo un caffè o qualcosa, ne possiamo parlare. Ecco, scrive dunque al fratello, ma però c'è un'altra, e qui ai filosofi che voi siete, che la maggior parte di voi è, c'è una lettera che le scrive a Jean Val, in cui in qualche misura, un filosofo esistenzialista, le scrive in modo molto concreto, gli dice, adesso siamo in un periodo di guerra, c'è la guerra, quindi quale tempo migliore per dire che senso ha il pensare e il dirsi esistenzialista? Ecco, pensare in tempi di sfortuna, come lei dice. In questa lettera dice a Jean Val tutte le sue, diciamo, tutto quello che era necessario recuperare del passato greco, delle culture diverse, delle spiritualità autentiche, del folklore, dei miti, per ricostruire, per ridare linfa a una, a una storia dell'Occidente che è sempre terminata in catastrofi e in guerre, perché ha sempre dominato quella che lei chiama la forza. È un'altra parola tipicamente belliana, e che è in quel bel testo che è stato tradotto e che avete fuori, l'Iliade o le poème della forza, l'Iliade o il poema della forza, che ha scritto proprio nello stesso periodo in cui un altro filosofo, anche lei ebrea ma diversa da Simone Weil, che aveva accolto il suo ebraismo, Simone Weil invece ha avuto sempre un rapporto molto problematico col proprio ebraismo, è Rachel Bespalov. Ecco, sentite, adesso Maria Antonietta presenta questa lettera e ve ne parla. L'altra lettera su cui ci sembra utile soffermarci per qualche istante è quella che scrive da New York nel 1942 al filosofo esistenzialista Jean Val. Anche in questa lettera vi è uno slittamento continuo del tutto naturale fra il livello della bruciante attualità, che implicava il suo desiderio di tornare quanto prima in Europa per partecipare alla lotta, la messa in discussione del pacifismo radicale di un tempo, la comprensione per le debolezze dei francesi quotidianamente esposti in patria alla presenza del nemico, per un verso, e per l'altro il livello più alto, ma ugualmente connesso al primo, della riflessione, di una meditazione vera e propria che sta avvenendo in lei sulle cause remote per cui tutto questo accade. Infatti dice nella lettera a Jean Val, niente più della cattiva sorte è in grado di dare il sentimento dell'esistenza, tranne quando dà il sentimento dell'irrealtà, cioè la cattiva sorte o ci rende irreale la nostra esistenza e la condizione in cui viviamo, o ce la rende assolutamente lucida e trasparente. Può esserci l'uno e l'altro atteggiamento, a tratti può apparirci reale, a tratti può apparirci lucidamente concreto.
oppure l'uno e l'altro insieme. In ogni caso mi sembra, questo è importante, che esperienze del genere debbano dare un significato diverso a tutte le parole del vocabolario filosofico, cioè tutte le parole del vocabolario filosofico debbano uscire completamente purificate, rinnovate dal contatto con la sventura. Quindi pienamente attenta al dramma del suo tempo, sente però che una parte della sua mente, lei dice, è costantemente occupata da cose totalmente estranee all'attualità, benché i problemi attuali abbiano con queste cose un legame indiretto. E quali sono questi temi inattuali che coinvolgono la sua mente? Ne fa un elenco nella lettera Jean Val. E parla delle mitologie antiche, del pensiero dei pitagorici, di Platone, lo stoicismo e la civiltà orientale, soprattutto la lettura della Bhagavad Gita, delle Upanishad, il taoismo, l'antico Egitto, il misticismo cristiano, in particolare la figura di San Giovanni della Croce, su cui ha profondamente meditato. Conclude questo, che non è un elenco confuso, ma è una pista, un programma di studi, per lei necessario, urgente, lo conclude con una frase lapidaria in cui dice: io credo che questo pensiero è la verità e che questa verità oggi ha bisogno di un'espressione moderna e occidentale. Il problema dunque ai suoi occhi non è la ricerca di nuovi sentieri di verità rispetto a quelli battuti dagli antichi, ma la ricerca di linguaggi nuovi, calati vivamente nel presente, attraverso cui riformulare e trasmettere una sapienza eterna, quindi metatemporale, che all'interno del percorso storico dell'Occidente, nel modo più limpido e preciso, si è espressa nell'antica Grecia e in seguito nel cristianesimo delle origini. Di tutto questo lei si occupa intensamente nei pochi momenti in cui risiede a New York, con la determinazione, passando da un ufficio all'altro, di poter rientrare quanto prima in Europa, a Londra, per essere direttamente partecipe all'azione di lotta, nello spirito del progetto per la riformazione di un corpo di infermieri di prima linea al quale andava lavorando in quei mesi. Ecco, ai responsabili di Franz Libra, lo stesso generale de Gaulle, questo progetto apparirà idealistico, velleitario, irrealizzabile, ma questo non toglie nulla al forte significato simbolico che esso aveva, ecco, di contrapporre al falso coraggio che nasce dalla volontà di potenza e che si esprimeva nelle SS, a invece una espressione di coraggio vero, puro, incontaminato, quello di donne, infermiere di prima linea, disposte per libera scelta e non per costrizioni a mettere a rischio la propria vita per compiere un atto incondizionato d'amore. Ecco, leggo soltanto adesso un brano importante di una lettera che, giunta da poco a Londra, scrive all'amico ed ex compagno di scuola Maurice Schumann, grande collaboratore di De Gaulle, impetrando, proprio veramente chiedendo con dignità ma anche con forza e con compassione, chiedendo di poter essere inviato a combattere attivamente nella resistenza in Francia. Richiesta che non verrà esaudita. È importante che in questa lettera lei rileva come in realtà per lei andare a combattere in Francia è un modo per porre alla verifica dell'azione la veridicità dei suoi pensieri. Se ciò non le verrà consentito, il suo pensiero si inaridirà, si sterilirà, oppure lei deciderà di esaurirsi in una forma di lavoro manuale, di lavoro fisico, che probabilmente poi la porterà, ecco, all'esaurimento delle proprie energie. In realtà noi sappiamo che invece da questa impossibilità di andare in Francia nascerà poi questa cosa straordinaria che sono gli scritti di Londra, di cui poi si parlerà in altri interventi. Ecco, vi leggo solo questa frase, la sventura della lettera a Maurice Schumann. La sventura diffusa sul globo terrestre mi ossessiona e mi schiaccia a tal punto da annientare le mie facoltà. E mi è possibile recuperarle e liberarmi da simile ossessione solo addossandomi una larga parte di pericolo e di sventura. Questa è la sola condizione che mi permette di lavorare. Ecco. Ecco, e chiudiamo. Sì, ma proprio allora, quando
si rende conto che nonostante tutti i suoi sforzi non riesce a farsi mandare in Francia, quando ha perso la speranza, e tra l'altro è molto importante che perdendo questa speranza noi abbiamo guadagnato tutti quei testi, insomma, dal sacrificio a cui è costretta nascono gli scritti di Londra, che sono qualcosa di straordinario in cui azione e pensiero, mistica e politica si trovano inglobati. Ecco, allora quando si accorge di questo, nonostante quello che ha scritto, continua a scrivere e lo fa in uno stato di urgenza, sollecitata da qualcosa di più grande in lei, schiacciata tra l'impulso a partecipare in prima persona alla sventura della guerra e l'obbligo della scrittura. Alla fine sono le circostanze a decidere per lei. Ho finito. Sapendo che la condizione umana si trova lacerata tra la necessità del bene, alla fine sceglie l'immobilità dell'obbedienza, convinta che Dio ha iscritto la sua firma, sono le sue parole, nella necessità, e accetta che avvenga di lei quel che deve avvenire, poiché, dice, soltanto la necessità mette lo spirito in contatto con la verità. In questa azione, non azione, no? Si realizza, diciamo, arriva alla morte. Una decina di giorni prima di arrivare alla morte, sentite cosa scrive alla madre, è importante perché il suo pensiero è per la nostra riflessione, ma è soprattutto perché noi ci poniamo una domanda: dice il vero oppure no? E quindi in che misura ci sentiamo interpellati e come lei ha agito per trasformare il suo tempo, anche noi. Chi si interessa di Simone Weil non fa della semplice filosofia, ma come lei diceva, della filosofia in atto, in azione. Scrive alla madre che forse aveva cominciato a capire di avere a che fare con una figlia straordinaria. Fino allora l'aveva percepita come un po' matta, per certi versi. Dice, darling, si trovava a Londra, non avverti l'affinità, la somiglianza sostanziale tra questi folli, si paragona ai folli di Velázquez e di Shakespeare, che dicono la verità. Sono proprio i folli o i buffoni di corte quelli che dicono la verità, non quelli che portano le tiare, dice lei. E tutto questo avviene nonostante le colle, lei ha fatto le colle, normale, l'aggregazione e gli elogi alla mia intelligenza, li vedeva questi elogi come un modo per non prenderla sul serio. Questa è un'altra risposta riguardo a quello che ho da dare. La madre dice, ma no, devi vivere, c'hai tante cose da dare. Scuola, nel mio caso, sono altrettanti motivi di ironia. È risaputo, dice, e conclude, che una grande intelligenza spesso è paradossale e a volte vaneggia un po'. Gli elogi alla mia intelligenza hanno lo scopo di eludere la domanda. Dice il vero oppure no? Grazie. Grazie allora per questo ricchissimo intervento che ha posto una serie di temi, mi auguro potranno poi essere al centro della discussione. Credo che venga fuori una centralità del tema pensiero e azione, la questione della verità, alcune parole chiave siano emerse dal disincanto al problema della guerra, il tema della forza tra esistenza e storia, e credo anche che sia poi stato rivisto quel primo rapporto di avvio tra il pensiero e l'azione, la centralità del pensiero nella prima fase della riflessione filosofica della rete viene poi in qualche modo messa in crisi dalla centralità dell'agire, dalla questione storica del male nel mondo, dell'azione politica. È chiaro che c'è una dimensione anti-idealistica di partenza confermata alla fine, ma c'è anche un nesso fortissimo che stringe pensiero e azione, perché il tema al centro, il tema anche filosofico, è chiaramente il tema della temporalità, lo snodo della temporalità e l'azione storica.
Quindi pensare in tempo di sfortuna significa prendere atto naturalmente della centralità dell'agire, dell'atto, diciamo, ovviamente filosoficamente in posizioni non di tipo idealistico. E allora passiamo alla seconda relazione. Avverto subito che dopo la seconda relazione ci sarà la pausa, quindi questo migliora il clima complessivo e anche, come dire, l'ascolto di questa relazione affidata al professore collega Antonio Manfreda dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Il professore Manfreda è professore associato presso l'Università Romana di Tor Vergata, dove insegna filosofia teoretica. Fa parte del comitato direttivo della rivista di studi filosofici Cagnocchiale, ha al suo attivo una serie di studi sul simbolo, ha pubblicato un volume sulle forme delle esperienze sul linguaggio etico da Nietzsche a Simone Weil e ha lavorato anche recentemente su temi hegeliani, in modo particolare è autore di un lavoro sul fondamento in Hegel. Oggi presenta una relazione dal titolo Soggetto e negazione in Simone Weil. A lui la parola. Grazie. Grazie ad Aldo, che è il regista, diciamo, di questa. E grazie anche a chi mi ha preceduto. Nella relazione di chi appunto mi ha preceduto avete probabilmente notato che come dire, entrare in contatto con un'opera come quella di Simone Weil implica una adesione, una partecipazione, non è semplicemente una lettura distaccata di un oggetto, diciamo, concettuale da mettere a fuoco, no? E anche un amore per la figura. Forse se non si ha amore per la figura filosofica, se non si ha attrazione, se non si è attratti da, così come ha mostrato adesso Merciani, no? Forse non si arriva a penetrare il pensiero, probabilmente, no? Bisogna essere mossi da qualche cosa che va oltre la semplice curiosità intellettuale, probabilmente. E la figura di Simone Weil in particolare costituisce un caso emblematico di un pensiero non accademico, insomma, non esclusivamente accademico. Quello che dirò, sì, avete visto appunto il titolo è Soggetto e negazione, naturalmente non si tratta di esaurire il tema del soggetto e della negazione in Simone Weil, ovviamente, perché insomma sono temi sconfinati e sono due termini intorno ai quali ruota tutto questo Simone Weil. Potremmo dire un modo per declinarli potrebbe essere soggetto della negazione. Soggetto della negazione nel senso, in un primo senso, che è un senso hegeliano, è all'opera nel lavoro, nel senso della negazione del dato, di ciò che mi sta di fronte, no? La negazione e assimilazione del dato, dell'altro, ma anche soggetto che si rivolge, soggetto che rivolge in certe circostanze la negazione verso se stesso, l'esperienza limite dell'ascesi. Ora, però, ecco, vorrei invece che trattare di questi temi, che poi insomma, sono temi poi centrali del pensiero di Simone Weil, secondo una via diritta, per esempio occupandomi di questo nei quaderni o nelle
Lo farò piuttosto obliquamente, cioè passando attraverso un testo come Venezia Salva, che è una tragedia, è un testo incompiuto, fra l'altro, perché forse può essere una via per cogliere alcuni aspetti del rapporto tra soggetto e negazione che probabilmente non si coglierebbero se ci limitassimo esclusivamente ad analizzarli lì nei luoghi deputati, diciamo, nei luoghi canonici. Che cos'è Venezia Salva? Venezia Salva, Simone Weil la definisce esplicitamente una tragedia. Allora, io mi proverò nel tempo, insomma, quindi in maniera molto sintetica, ovviamente, insomma, per quello che è possibile dire in un intervento, in che rapporto stia la Venezia Salva con la tragedia classica, cioè con la tragedia greca, e in che modo in Venezia Salva viene rimodulato l'idea di necessità. Necessità che, come voi sapete, sta al centro del pensiero di Simone Weil. Ma prenderei le mosse da un testo, un piccolo testo di Kierkegaard, che è contenuto nella prima parte di Out Out e che si intitola Il riflesso del tragico moderno. Nella versione di Cornelio Fabbro, che è precedente all'ultima versione, traduzione uscita da Delphi, è Il riflesso del tragico antico nel tragico moderno. Cioè, insomma, è un piccolo testo in cui Kierkegaard cerca di comprendere se vi sia un comune denominatore fra tragedia greca e tragedia moderna, se questo comune denominatore si possa definire il tragico. E Kierkegaard parte, diciamo, le premesse kierkegaardiane sono hegeliane, cioè Kierkegaard assume quello che è scritto nella Fenomenologia dello Spirito e che sarà poi ribadito anche nelle lezioni sull'estetica. Cosa è scritto qual è l'impostazione hegeliana? Beh, Hegel dice, parla della tragedia greca e parla del travaglio che dall'immediato del sostanziale etico conduce ai primi segni dell'affermazione dell'individuale, cioè la nascita del soggetto, la nascita del soggettivo. Qui si trasforma l'idea della grecità come compiuta armonia, nel senso neoclassico, Winckelmann, che era un'idea del mondo greco, dell'universo della grecità, che aveva trovato ospitalità peraltro anche in quelli che sono definiti, insomma, diciamo, parzialmente in quelli che sono definiti gli scritti teologici giovanili, cioè i primi scritti di Hegel, pubblicati dopo la sua morte. E dunque questa immagine come armonia, che poi il moderno avrebbe preso, una compiuta armonia, in realtà già nella Fenomenologia dello Spirito si viene incrinata e si dice che appunto l'eticità che emerge come aurora, diciamo, come aurora dello spirito nell'universo della grecità, è in realtà un'eticità scissa, come mostra la tragedia. Hegel si riferisce all'Antigone, quindi la legge umana e la legge divina, Creonte la legge umana, Antigone la legge divina, la legge diurna, la legge umana e la legge dicibile, la legge che regge la polis, quella notturna di Antigone è la legge del sangue, la legge degli dei del sottosuolo, degli dei inferi, l'idea del focolare, della famiglia, l'idea non detta è la legge dell'interiore, contrapposta a quella diurna, no? Diurna di
di Creonte. Entrambe queste posizioni, il sostanziale etico dell'uno e dell'altro, sono entrambe valide, si equivalgono in realtà. E hanno entrambe un diritto alla parola che però non riconosce la parola altrui. E quindi il punto decisivo per Hegel è la unilateralità che contraddistingue entrambe queste due posizioni, queste potenze etiche le chiamo. Quindi la tragedia nasce e mette in evidenza la collisione, per questo è un termine che vediamo, la collisione fra queste potenze etiche che supera l'individuale, no? che travolge l'individuale, è giocato, per così dire, da questo sostanziale etico, da questo universale. E quindi è un soggettivo che ancora non si è sviluppato fino in fondo. È un soggettivo che nasce appena, ma che non nasce fino in fondo proprio perché ha queste radici, no? Nel sostanziale etico, in queste potenze etiche. Kierkegaard assume questa posizione, vediamo, la assume fino in fondo e dice che, in questo suo piccolo scritto, dice che sulla scena tragica si dà esattamente, proprio in termini hegeliani, si dà l'incrinarsi del sostanziale etico attraverso l'azione individuale, Antigone, Creonte, che, come dire, insomma, nella lotta, no, fra Antigone e Creonte nasce la scissione e si incrina questo equilibrio fondato sull'universale, sulle potenze etiche. No? Per cui l'agire tragico è un agire di un soggetto che è ancora pura espressione della sua natura. Cosa manca al soggetto tragico? E qui che riprende integralmente il discorso hegeliano. Manca la soggettività riflessa. Una soggettività riflessa significa una soggettività compiutamente consapevole di sé. Una soggettività fino in fondo. Un soggetto che diventa fino in fondo soggetto perché si riflette in sé come soggetto e acquista la dimensione soggettiva, l'acquista perché in qualche modo la conquista. Questo non è ancora compiuto fino in fondo nella tragedia greca, per Hegel e per lo stesso Kierkegaard, perché quella greca è un'azione che è ancora radicata in quel sostanziale etico, è espressione di quel sostanziale etico, cioè la legge, abbiamo fatto l'esempio, no? La legge degli uomini, quella diurna in Creonte, la legge delle donne, la legge femminile, la legge notturna, il notturno in Antigone. E scrive, cito Kierkegaard, scrive: il mondo antico non aveva appunto la soggettività riflessa in sé, e quindi benché si muovesse in un certo senso liberamente, scrive Kierkegaard, l'individuo restava nell'ambito delle determinazioni sostanziali, nello stato, nella famiglia, nel fato. Questa determinatezza sostanziale è la vera e propria fatalità della tragedia greca, è la sua vera e propria caratteristica. La rovina dell'eroe non è perciò solo una conseguenza della sua azione, ma è allo stesso modo un patire. Ancora un attimo su questo testo di Kierkegaard. Come dobbiamo intendere questo accenno alla vera e propria fatalità nella tragedia greca? Che significa fatalità? Come sapete, il termine fato, il termine destino è uno dei concetti più enigmatici, un nucleo più resistente, più duro anche all'analisi filosofica. Che cos'è? E qui, diciamo, la fatalità
dobbiamo intendere fatale qui, nel senso che lo troviamo come l'impotenza del soggettivo a dispiegarsi compiutamente. Quindi il soggetto è soggetto al fato, perché appunto si radica nel sostanziale etico, le sue radici sono nel sostanziale, il suo essere è nel sostanziale etico. E dall'altro potremmo dire, forse passo oltre, che questa fatalità, però partendo dalle premesse kierkegaardiane, questa fatalità nasce dal non calcolabile, non prevedibile, che nasce dalla collisione fra queste potenze, fra questi universali, fra questa potenza etica, fra queste potenze etiche, che sovrastano il soggetto, non è il soggetto che decide, ma in qualche modo è una sorta di collisione fra questi universali, cioè fra qualche cosa che sovrasta il soggetto, che lo supera, che lo determina, che lo gioca, che il soggetto patisce. Il fatto quindi è ciò che contiene il soggettivo, cioè che lo contiene, lo imbriglia, lo avvolge impedendogli di sorgere nella pienezza del suo possibile. Che cosa accade? Tragico è per Kierkegaard il punto di equilibrio che si nasce, che si instaura fra, diciamo, quel momento in cui nel prevalere del sostanziale etico sorge, comincia a scaturire l'azione individuale, soggettiva, l'individuale dell'azione. Però c'è una sorta di blocco perché, come dire, insomma, il soggetto non riesce a diventare realmente soggetto perché non è un soggetto riflesso. E nello stesso tempo però il sostanziale etico, come dire, riceve il contraccolpo di questo inizio di azione soggettiva. C'è una sorta di equilibrio, di blocco, di arresto, no? Sono entrambi i versanti sono necessari e tutto questo provoca una. Devono valere nello stesso tempo, da qui non si esce, dice Kierkegaard, qui c'è un arresto, un blocco. Edipo è colpevole, ma anche non lo è. È insieme, nello stesso tempo, colpevole e non colpevole. È un arresto, diciamo, un tragico, è questo blocco della... Nella modernità il soggetto muta, ecco, no? Dice Kierkegaard, la scena moderna del tragico è totalmente differente, perché sulla scena moderna noi abbiamo un soggetto pienamente riflesso, diciamo, per capirci, insomma, post-cartesiana, soggetto che assume la sua... consapevole, diciamo, della sua funzione fondamentale, no? È il fondamento che definisce il reale. E quindi sulla scena moderna si muove un soggetto che è pienamente riflesso in sé. Questo che cosa implica? Implica che l'azione del soggetto è quell'azione di cui il soggetto diventa pienamente responsabile, fino in fondo responsabile, cosa che non era invece nell'ambito della scena greca. Il soggetto è responsabile, il soggetto è distaccato dal sostanziale etico, non è più radicato nell'universale sostanziale etico, così come era nella polis. Qui abbiamo un soggetto autonomo, riflesso in sé, responsabile di ogni suo gesto, di ogni suo atto. Quindi viene meno l'ambiguità, quella che Kierkegaard definisce l'ambiguità della scena del tragico greco. Quindi l'individuo si vede da solo, lasciato a se stesso, e quindi la colpa diventa etica. Lui diviene responsabile di ciò che fa. Allora scrive Kierkegaard, ed è interessante questo passaggio, dice... C'è un vero e proprio fraintendimento del tragico quando
Si tratta di un vero e proprio fraintendimento del taglio, quando la nostra epoca si sforza di far sì che tutto ciò che è fatalità, tutto ciò che è fatalità, che è destino, si transustanzi in individualità e soggettività. Cioè la nostra epoca tende a sussumere il fatale nell'individuale, nel soggettivo. Il destinale viene tradotto, viene assimilato, viene sussunto nel perimetro della soggettività, dell'individualità. Le conseguenze sono appunto che tutto il peso dell'azione ricade nell'interiore soggettivo, ciò che decide è la mia, è il mio intimo, e insomma, però ecco, potremmo però anche sottolineare insomma questo aspetto, che forse è quello decisivo, anche se Kierkegaard non lo lascia un po' in ombra, cioè appunto questo tentativo di tradurre, di risolvere l'estraniante, ciò che sgomenta del fatale, no? Del destinale, lo spaesante, potremmo dire, no? Riportare questo spaesante nell'intimo dell'individuale, no? Nell'intimo soggettivo, nell'interiore. Riportare il destinale all'interiore significa aspirare a governarlo, aspirare a comprenderlo nel senso proprio, no? Dell'afferrarlo meglio. E questo è, insomma, è qualcosa che voi capite, diventa cruciale, è un passaggio assolutamente decisivo. È un'aspirazione, è qualche cosa di su cui riflettere. Veniamo a Venezia Salva. Venezia Salva è questa tragedia della Vela. Lei stessa definisce una tragedia. E possiamo dire che in termini kierkegaardiani Venezia Salva si presenta come una tragedia assolutamente moderna. Perché? Perché l'azione in Venezia Salva è determinata da soggettività pienamente riflesse in sé, pienamente autonome, pienamente consapevoli del loro agire. Cioè da personalità che hanno assunto, diciamo, fino in fondo il distacco da un sostanziale etico, da quello che Hegel poi anche e Kierkegaard mi pare chiamavano il sostanziale etico, cioè la legge degli uomini, la legge del diurno e il notturno. È un distacco totale, cioè qui il soggetto decide da sé, in base al proprio interiore, al proprio. E questo lo si vede proprio nella logica che costituisce, no, l'azione di Venezia Salva, tutto ciò, diciamo, l'asse su cui ruota l'intera tragedia, no? Immagino lo sappiate, insomma, comunque è la congiura che mira alla conquista di Venezia, la prima metà del XVII secolo, da parte di un gruppo di mercenari, di uomini d'arme, guidati nell'ombra dall'ambasciatore spagnolo, che hanno come fine appunto quello di consegnare Venezia, la Repubblica di Venezia, al re di Spagna. Il terreno su cui si muove l'azione è assolutamente politico, c'è un contrasto, in senso nicciano, politico nel senso nicciano, cioè qui ci sono puri rapporti di forza, è la volontà di potenza da parte dei congiurati che si scontra, che urta la volontà di potenza da parte dei veneziani. Qui non ci sono buoni o cattivi, ci sono forze che si affrontano per il dominio, eh? È una scena assolutamente scabra, spoglia, è la lotta per il dominio. I veneziani non sono migliori dei congiurati, e questo lo si vedrà alla fine con il segretario che si mostra della stessa stoffa, diciamo, dei congiurati.
Quindi è un totale disincanto, diciamo, abbiamo a che fare con figure, con soggetti pienamente autonomi, niente a che vedere con la figura del tragico greco, appunto radicata in quel sostanziale etico. Quindi il sostanziale etico si è dissolto, sostanzialmente l'individuo è da solo con la propria coscienza e con la propria volontà, con le proprie decisioni. Oggi uno dei congiurati, no, per esprimere questa logica della potenza, dice: oggi questi veneziani così orgogliosi credono di esistere, credono di possedere ciascuno una famiglia, una casa, dei beni, dei libri, dei quadri rari, si prendono sul serio e fin da ora non esistono più, sono ombre. Queste sono le riflessioni che Renaud fa a Jaffier, due congiurati, il giorno prima. Sentono, pregustano la possibilità, la capacità del dominio, della conquista, no? È un calcolo razionale, lucido. Vi risparmio tutte le citazioni. Ogni sostanziale etico sembra giunto al tramonto. Qui diciamo così, gli antagonisti si distinguono soltanto per un grado di potenza, di forza. Ma appunto ci possiamo chiedere che cosa ne è allora a questo punto, su questa scena della fatalità tragica e della pena di cui parla Kierkegaard, no? Dice distingue tra pena e dolore. La pena è un sentimento opaco in cui io non sono pienamente consapevole di ciò che soffro. Dice la pena è la pena del bambino che vede l'adulto soffrire e non capisce, insomma, è un patire appunto nell'opacità. Il dolore è il dolore del soggetto che conosce benissimo i motivi del suo soffrire, no? Quindi allora che cosa ne è allora in Venezia Salva di questo, del destinale, del fatale, che cosa ne è della pena? Non è che appunto allora siamo di fronte a un equivoco. Benjamin scrive nell'origine del dramma barocco tedesco, dice che è soltanto l'incompetenza dei sentimenti immediati dell'uomo moderno che lascia intendere che sia possibile ancora oggi scrivere tragedie. Cioè, non è possibile, no? scrivere tragedie, dice Benjamin. Allora che cos'è Venezia Salva? È una tragedia moderna nel senso kierkegaardiano? E allora il fatale, il destinale, che fine fa? Che rapporto c'è rispetto alla tragedia greca? In realtà anche in Venezia Salva c'è un equilibrio fra la volontà individuale, l'arbitrio individuale e la stretta del collare del necessario. La necessità si mostra anche nel moderno, anche Venezia Salva mostra che questo collare del necessario, questo anello che stringe alla gola, diciamo, i protagonisti, si mostra in maniera inequivocabile. E quindi a suo modo c'è una dialettica generatrice fra il necessario, anche qui, fra il necessario e l'individuale. L'individuale scaturisce di nuovo, per così dire, dal necessario, così come era sulla scena tragica greca, e scaturisce di nuovo. Però ecco, da che cosa? Da quello che potremmo definire il neutro della meccanica della forza. L'idea di forza, accennava prima Canciani, l'idea di necessità sta al centro della pensione della Rey. Come sapete, nei quaderni viene definita l'essenza della realtà delle cose del mondo. Tutto ciò che esiste, scrive Simone Weil, è sottoposto alla necessità. Persino il soprannaturale, in quanto si manifesta, sarebbe sottoposto al necessario.
cecità che è definita anche come l'insieme delle leggi di variazione determinate da rapporti fissi e invarianti. Ora, che volto assume la necessità in Venezia Salva? Da una parte, diciamo, possiamo dire che i congiurati cadono nell'illusione fatale di poter disporre della forza. È una illusione fatale, come scrive il scritto nel saggio sull'Iliade, un meraviglioso saggio sull'Iliade. Si immagina di poter usare la potenza, si immagina di poter disporre della forza, ma è la forza che in realtà dispone di chi la usa. Ogni aspetto dell'azione in Venezia Salva mostra l'accecamento, no? Di chi aspira alla potenza, di chi immagina di poter disporre della forza e di poterla governare. Ma ancora più essenziale forse è il carattere cieco di questo movimento. Che cosa muove i congiurati? I congiurati da cosa sono mossi? Potremmo dire dall'aspirazione alla potenza. Ma per esempio c'è un appunto, no, in cui Simon scrive, dice: nel primo atto rendere ben chiaro che si tratta di un complotto di esiliati, di sradicati. Odiano i veneziani perché sono a casa propria. Oppure ricordo delle miserie degli arbitri che hanno gettato gran parte dei congiurati nella condizione di avventurieri. Insistere su questo, che significa? Significa che chi è sradicato sradica, chi ha subito violenza esercita la violenza. Ed è un movimento cieco, cioè un movimento in cui non si decide realmente, ma si subisce questa meccanica neutrale della forza, la si subisce. Sì, arrivo alla conclusione. Ecco allora il rapporto fra destinale e diciamo il fatale e il necessario. E il necessario che è anche sulla scena tragica del moderno, in cui appunto abbiamo soggettività pienamente riflessa in sé, noi abbiamo questa dialettica che sulla scena greca era tra il sostanziale etico e questo prima aurora, diciamo, di soggettività riflessa. Qui abbiamo invece su questa scena che Kierkegaard definirebbe il tragico moderno, abbiamo soggettività riflesse che si sono emancipate dal sostanziale etico, ma che hanno a che vedere, cioè ecco, al fondo, insomma, adesso non c'è più tempo, quindi devo qui, diciamo così, insomma, l'illusione da parte del soggetto, che è un'illusione moderna per la verità, cioè l'illusione da parte del soggetto di poter muoversi in uno spazio diventato vuoto e quindi in piena libertà, vuoto da che cosa? Dal sostanziale etico, patria, famiglia, l'universale, la legge degli uomini, la legge degli dei. C'è l'immaginazione, l'uomo, il soggetto moderno immagina di potersi muovere su una scena vuota e dunque libera per la sua volontà. Immagina di poter far tutto e invece si ritrova stretto in un necessario altrettanto forte, altrettanto potente di quel sostanziale etico. E sta dentro questo circolo ferreo della necessità. Da che cosa si esce in tutto questo? È la scelta di Jaffier, che tradisce i suoi compagni, i suoi congiurati, salva Venezia a compassione della città che sta per essere messa a ferro e fuoco, è il miracoloso di ciò che sospende questa catena ferrea della forza. La meccanica della forza, dice Simone Weil,
può essere sospesa, e sospesa in un punto, che è quello della compassione. Da che cosa è mosso Jaffier, che è pure il più coraggioso tra tutti i congiurati, no? Da che cosa è mosso? Qual è la scintilla che fa scattare, no? È la bellezza. Jaffier osserva Venezia al tramonto ed è colpito dalla bellezza. La bellezza è come se suscitasse una sorta di arresto in questa meccanica e lasciasse spazio alla compassione, che è quel punto, diciamo, miracoloso di arresto della meccanica in cui tutti in un qualche modo sono presi, la meccanica della forza, la meccanica dell'affermazione del sé, dell'espansione del proprio sé. Grazie. Questo interessante intervento che mette al centro anche un altro tema molto rilevante, cioè la potenza dell'arte, no? Quindi la questione dell'arte, la politica e l'arte, la messa in crisi della forza appunto come meccanismo necessitante rispetto appunto a questo modello che è il modello tragico, che appunto è il modello che invade l'intreccio appunto tra esistenza e storia anche in Ville. Allora lo ringraziamo. I nostri lavori che prevedono la relazione del collega Walter Knapp dell'Università degli Studi di Osnabrück, professore emerito di letteratura e storia e romanza dell'Università di Osnabrück. Lothar Knapp risiede attualmente in Italia, qui a Montepozio a Catone, socio dell'Istituto per lo Studio della Cultura Protomoderna. Ha lavorato per anni a Parigi, ha fatto parte della Società di Studi, Società Internazionale di Studi Gramsciani e della sua sezione italiana. Ha collaborato al Dizionario Storico Clinico nella sede sua berlinese e ha al suo attivo una serie interessante di pubblicazioni sulla letteratura spagnola del 400 e del 500. I suoi lavori più recenti si sono in particolare concentrati sulla figura di Paolo Volponi. Oggi presenta qui una relazione su un tema che è variato, diciamo, ma è una variazione significativa. Il titolo è variato in Vita e esistenza in Simone Weil. Grazie a lui la parola. Grazie. Allora ho modificato un po', si sente? Sì. Modificato un po' il titolo invece di biografia, Vita ed esistenza in Simone Weil. I termini di vita ed esistenza nel titolo della mia relazione designano negli scritti di Simone Weil dimensioni che consideriamo opposti, in senso anche complementare in rapporto all'essere umano. La vita è la dimensione biografica nei testi di Simone Weil e ciò che comprende la storia della sua formazione morale e intellettuale, la Bildung, le peripezie del decorso della sua vita, le svolte, i suoi cambiamenti. L'esistenza invece disegna una dimensione già più astratta, che accomuna il percorso biografico al destino o alla ha una destinazione e innalza gli eventi concreti vissuti a un livello generale. L'esistenza si situa dunque al livello del pensiero filosofico, al dibattito sulla sua appartenenza alle correnti dell'esistenzialismo o della razionalità cartesiana. E al centro di questa tematica sta il materialismo, la sua evoluzione,
dalla filosofia antica attraverso il materialismo illuminista e il materialismo storico del marxismo fino alla ricerca di Simone Weil nell'ambito delle scienze naturali. Fra le scienze dell'uomo, la biologia, psicologia e sociologia, nella differenziazione tra vita ed esistenza, è coinvolto anche il problema della persona. L'individuo, nell'ambito dell'esistenza, è considerato e riconosciuto come persona. Invece, se non ha coscienza di essere persona, cade nell'impersonale come essere sradicato, come sujet di Racine. Nelle note biografiche sugli anni in cui si era formato l'universo della filosofia, le caratteristiche della giovane studiosa si profilano già con chiarezza. Lo studio sui fondamenti della scienza naturale, delle scienze naturali, insieme al fratello maggiore André, Alain, il suo maestro più importante, fornisce le conoscenze che aprono a Simone Weil l'accesso alla razionalità cartesiana. All'inizio di questo itinerario troviamo il cogito ergo sum di Descartes, l'affermazione in sostanza che l'universo della sua riflessione, cioè l'oggetto, è ciò che lui pensa, Descartes, e il soggetto che riflette è Descartes stesso come persona. Questa formula contiene due assezioni filosoficamente importanti: l'affermazione della coscienza di sé in quanto filosofo e il dubbio riguardante la consistenza del reale, la res e il mondo, l'oggetto della riflessione. A mio avviso non siamo lontani dal modo in cui Simone Weil ha appreso a vedere il mondo. Il soggetto è la persona e la sua coscienza, e l'oggetto, il mondo, lo stato, il soggetto è lei, e l'oggetto è il mondo, lo stato di decadenza della civiltà che il soggetto studia e critica. Questo è il dubbio della giovane professoressa di filosofia che comincia a applicare gli strumenti della sua ragione all'analisi delle apparenze del mondo concettuale. E in questo percorso verso il mondo reale della sua infanzia si compie il passaggio dalla vita della giovane donna di origine ebrea all'esistenza che si riflette nei suoi scritti. Un attimo, ho tradotto dal francese una... Sì. Il problema che le si presentano nella riflessione sulla persona li ha descritti in modo esemplare Robert Chenevier nel suo saggio L'attention au réel, nel capitolo L'esercice de la pensée philosophique, che comincia: S'éveiller au réel est pour Simone Weil le point de départ de la philosophie. Svegliamo il reale e per Simone Weil il partito della filosofia. Ancora un Weil. S'éveiller au réel est pour Simone Weil le point de départ de la philosophie. E l'autore prosegue: siamo nell'irrealità, nel sogno. Rinunciare alla nostra situazione centrale immaginea
rinunciare a essa non solo per l'intelligenza, ma anche nelle parti immaginative dell'anima, significa svegliarsi al reale, all'Eternel, vedere la vera luce, sentire il vero silenzio. Parla giovane studiosa, la nostra vita non è reale, ma immaginaria, simile al sogno, e il mondo si presenta ai nostri sensi come illusione, intellettualmente come una deformazione. Ecco, questo assioma introduce la dualità dell'essere nel mondo fisico e intellettuale, nel naturale e nel soprannaturale. In ambedue le dimensioni, i termini morali del bene e del male figurano come indicazioni di valore che passano da una bidimensione all'altra. A questa ambiguità consente di concludere che il passaggio dall'uno all'altra è aperta. Ciò che consideriamo come nucleo centrale della filosofia di Simone Weil, la sostanza delle nozioni di vita e esistenza, trova la sua espressione complessiva nel lavoro. Il lavoro è il momento che unisce l'attività umana alla trasformazione della materia come processo di produzione, l'equivalente per Simone Weil di ciò che lei chiama la creazione del mondo in cui viviamo. La grandezza dell'uomo è sempre quella di ricreare la propria vita, ricreare ciò che gli è dato, forgiare proprio quel che subisce. Col lavoro egli produce la sua esistenza naturale. Con la scienza ricrea l'universo mediando simboli. Con l'arte ricrea l'alleanza fra il corpo e l'anima. Ma l'autrice avverte: notare che ognuna di quelle tre cose è qualcosa di povero, di vano, di vuoto, presa in sé e fuori del rapporto con le altre due. L'unione delle tre cose, cultura, operaia, è questo, l'unione delle tre cose è nella parola l'unione, è un'unione, forma un'unione. In una nota precedente a questa leggiamo: c'è equilibrio solo nell'azione mediante la quale l'uomo nel lavoro ricrea la propria vita. Ma la vita del lavoro che contribuisce a mantenere in vita gli esseri è diversa della facoltà che nel lavoro in fabbrica incontrano gli operai. Cito: il lavoro è come la morte, se è senza stimolo, agire rinunciando ai frutti dell'azione. Lavorare quanto si è sfiniti vuol dire diventare sottomessi al tempo come la materia. Il pensiero è costretto a passare da un istante all'istante successivo, senza agganciarsi né al passato né all'avvenire. La morte a cui accenna questo passaggio, sofferta durante il lavoro in fabbrica, è un male in senso negativo, dovuto all'oppressione nel processo lavorativo. Se cambiamo il registro della semantica e passiamo al livello astratto del concetto di male, cambia anche
e passi a significare il contrario, il senso della parola male. Cito, che cosa è questa senza di Dio prodotta dalla sventura suprema nell'anima perfetta? Il dolore che redime è quello per cui il male ha realmente la pienezza dell'essere nell'intera misura. Mediante il dolore che redime, Dio è presente nel male supremo. La trasformazione del senso in questo testo è dovuto al meccanismo o alla meccanica, come direbbe lei, del passaggio dell'enunciato da un livello semantico concreto a un livello astratto, collegato a un senso spirituale delle cose, della cosa rappresentata. La trasformazione dunque del contenuto alla scrittura, dall'ambiente naturale a quello del soprannaturale. Sono le stesse in ambedue i casi le parole in cui si articola la cosa, in un caso nel senso concreto e nell'altro in quello spirituale. E questa identità del senso nei due significati è la ragione che concede al lettore una comprensione dei testi in cui il momento sacro si presta anche a una interpretazione in senso laico o viceversa. Nelle osservazioni sul nuovo progetto di Costituzione, negli scritti londinesi, l'autrice parte da una constatazione quasi programmatica. Cito, nei fatti è la forza che è sovrana, essa che è sempre nelle mani di una piccola parte della nazione. È la giustizia che dovrebbe essere sovrana. Tutte le costituzioni politiche, quelle repubblicane, ma anche le altre, hanno l'unico scopo, quando sono legittime, di impedire o almeno di limitare l'oppressione verso la quale la forza per sua natura spinge. Notevole in questa dichiarazione, scritta nell'ultima fase della sua vita a Londra, è il rilievo della forza che nella storia dell'umanità regna come sovrana incontestata sopra i destini dei popoli. Nella nuova Costituzione che propone Simone Weil, l'istanza suprema occupa invece la giustizia, che appare come divinità del bene opposta al male estremo della forza. Due principi astratti che costituiscono la polarità della dimensione in cui si estende l'ampia rete dei rapporti fra gli uomini e le cose del mondo umano. Simone Weil, per caratterizzare le strutture di questo universo sociale, usa i termini matematici di geometria per l'estensione e l'algebra per i numeri e le quantità. Cito, la maggior parte della gente ignorerà sempre che quasi tutte le nostre azioni, semplici o sapientemente combinate, sono applicazioni di nozioni geometriche, che l'universo in cui viviamo è un tessuto di relazioni geometriche e che è proprio la necessità geometrica quella a cui siamo realmente sottoposti come creature chiuse nello spazio e nel tempo. Ma la studiosa ammette, la geometria ha perduto il suo sapore, la sua essenza, essenza che consiste in uno studio che ha per oggetto la necessità che nella realtà domina tutto. La giovane
la giovane filosofa sempre parlare qui a gente che ignora la scienza e la sua terminologia, che invece a lei sono restate familiari dal tempo dei suoi studi con il fratello matematico. Lei non ha dimenticato niente di questi studi. Le servono per inserire il fondamento scientifico nel pensiero filosofico e sottometterlo al principio della necessità che, come ha detto, domina tutto. La società in cui si svolge la vita dell'individuo e l'esistenza della persona viene vista da lei sotto l'aspetto dei bisogni sociali elementari e ciò che è da rivoluzionare e cambiare in modo fondamentale è spostare la priorità dello sviluppo della produzione della grande fabbrica che opprime la forza lavorativa a posti di lavoro in cui gli operai siano in grado di acquisire e sviluppare le conoscenze per autogestire la produzione e i mezzi produttivi. L'aspetto importante delle riforme è la liberazione degli operai dalla schiavitù del lavoro salariale. È una liberazione, inoltre, della persona dall'alienazione della sua anima. L'anima entra adesso come fattore integrante nell'analisi dell'essere umano e diventa non solo un movimento psicologico, ma costituisce anche un meccanismo importante della percezione. L'attenzione che la persona presta nel percepire le cose diventa un momento decisivo della comprensione della realtà. Importante è il momento dell'attenzione, soprattutto per recepire il suo carattere sacro. Cito: è necessario mutare il regime dell'attenzione durante le ore lavorative. La natura degli stimoli che spingono a vincere la pigrizia o lo sfinimento, l'impossibilità loro di prendere parte col pensiero e col sentimento alla totalità del lavoro aziendale, l'ignoranza a volte completa del valore, dell'utilità sociale, della destinazione degli oggetti prodotti. Sono precisamente le prospettive tecniche che devono essere pianificate e elaborate per migliorare non solo il lavoro nella fabbrica, ma complessivamente le strutture sociali e politiche del regime capitalistico distruttore. Per quanto riguarda il lavoro nella fabbrica, il piano del radicamento operaio nella società attuale propone, fra l'altro, i postulati. Le grandi fabbriche dovrebbero essere abolite, le macchine non dovrebbero essere dell'impresa, la scelta della macchina dovrebbe rispondere sia ai gusti o alle conoscenze dell'operaio, sia ai bisogni generali della produzione. Postulati da considerare rivoluzionari, ma ce ne sono altri che esprimono qualcosa come una specie di nostalgia del vecchio sistema artigianale che per lei è ancora esistente nella sua Francia attuale. Si cito: e ci vorrebbe anche un tipo di vita molto variegato, viaggio sul tipo dell'antico Tour de France, soggiorno e lavoro ora presso operai che lavorino individualmente, ora in piccole officine, ora in officine di montaggio di differenti aziende, ora in raccomandamenti di giovani del tipo chantier
o compagnon. E questo sistema si orienterebbe non già secondo la formula moda, cioè che si chiama l'interesse del consumatore, bensì secondo la dignità dell'uomo nel lavoro, che è un valore spirituale. Evidente in questo testo la diversità dei piani della riforma, la diversità che corrisponde ai differenti livelli del pensiero nella sua filosofia. Simone Weil passa dal livello della situazione materiale dei mestieri a quello della dignità dell'uomo nel lavoro, che è un valore spirituale. Passiamo dunque all'analisi dei fondamenti della percezione nella filosofia epistemologica di Simone Weil. Allora, alla percezione. L'universo in cui è situata la dimensione del soprannaturale si definisce in un testo chiamato Professione di Fede, scritti londinesi come segue, cito: vi è una realtà situata fuori del mondo, vale a dire fuori dello spazio e del tempo, fuori dell'universo mentale dell'uomo e di tutto ciò che le facoltà umane possono cogliere. A questa realtà corrisponde, al centro del cuore umano, l'esigenza di un bene assoluto che sempre vi abita e non trova mai alcun oggetto in questo mondo. Si tratta di una realtà illuminata da una luce che è la spiritualità, la facoltà umana che trascende il naturale e lo rende accessibile ai mortali nel suo essere fuori del mondo, come dice il testo. Se è così, possiamo dedurne che la distinzione fra il cuore che sente questa presenza e la mente che la pensa non è assoluta. Il fatto che il bene e il male passino attraverso i sensi alla coscienza umana prova che il resto, che prova che resta aperto il passaggio del naturale al soprannaturale e viceversa. La difficoltà di cui parliamo qui si presenta già quando Simone Weil, in La persona e il sacro, descrive i due modi espressivi del linguaggio. Rinvio alla citazione di questo testo e cito solamente il seguente passo. Cito: quando si parla del potere delle parole, si tratta sempre di un potere illusorio ed erroneo, ma per effetto di una disposizione provvidenziale vi sono alcune parole che, se ne viene fatto buon uso, non hanno in sé, sì, ancora una pagina e abbiamo finito. No? Allora, ancora una volta, ma per effetto di una disposizione provvidenziale vi sono alcune parole che, se ne viene fatto buon uso, hanno in sé stesse la virtù di illuminare e di sollevare verso il bene. Sono le parole alle quali corrisponde una perfezione assoluta e per noi inafferrabile. Per quanto riguarda le facoltà sensibili dell'organismo, le due forze che regolano il suo funzionamento sono il cuore e la mente, corrispondenti a corpo e spirito. Le cose che il cuore trasmette alla coscienza sono i fatti che gli forniscono la storia e l'esperienza della vita, che la mente trasforma nella volontà dell'individuo. L'individuo deve scegliere a livello della sua esistenza tra i poteri che regnano nella storia, o la forza,
come signora sovrana a chi si sommette nella via degli interessi personali o il principio che deve seguire nella via dei beni. Io passo allora riprendo ancora una volta l'ordine dei pensieri, cioè pensieri personali e pensieri della saggezza eterna e la stessa nei loro relazioni alla necessità nel mondo filosofo dei greci. Da questo dio della mitologia greca deriva la concezione della geometria di Pitagora che la nostra filosofo fa sua. La geometria è quindi un doppio linguaggio che nello stesso tempo fornisce informazioni sulle forze che agiscono nella materia e parla dai rapporti soprannaturali fra Dio e le creature. È come certe lettere cifrate che sembrano ugualmente coerenti prima e dopo la decifrazione. Il doppio linguaggio in questa descrizione della geometria, la quale è qui l'equivalente dei rapporti umani, esprime una specie di identità nel paragone fra la geometria e Dio. La descrizione della necessità governatrice del mondo sarebbe sufficiente per spiegare il suo funzionamento, ma Simone Weil la riprende nel doppio linguaggio per confermarla nella sua verità col nome Dio. Nella parte dello scritto sul radicamento in cui riassume la sua concezione della scienza, Simone Weil dice che i tentativi contemporanei di fondare una scienza sociale potrebbero riuscire, solo che si volesse essere un po' più precisi. Bisognerebbe porre come fondamento la nozione platonica del grande animale, questa è la massa della gente e la società. E conclude, la scienza dell'anima e la scienza sociale sono ambedue impossibili se la nozione di soprannaturale non è rigorosamente definita ed introdotta nella scienza come nozione scientifica. Questa conclusione è sorprendente e contraddittoria, visto che, a mio parere, è coerente e concludente in sé il materialismo del suo universo fisico-matematico, di modo che dal punto di vista scientifico il suo universo è più vicino a modelli dell'antica filosofia di matrice materialista o alla filosofia di Spinoza. Ma in Simone Weil e nella sua esperienza della vita chiaramente è divenuto predominante la parte religiosa e mistica della sua visione del mondo, il principio che sia il mondo naturale sia quello soprannaturale siano sottomessi a Dio che si è ritirato dal mondo per lasciare il suo governo al mondo, all'uomo. Grazie. Densa relazione di temi che toccano la questione della personalità, la questione della problematica, della funzione, della trascendenza in questo orizzonte che si muove tra appunto esistenza e storia, in questo tema diciamo della vita che appunto ovviamente ha fatto bene a introdurre correggendo la prima indicazione di carattere biografico. E passiamo adesso all'intervento del professor Giuseppe D'Acunto dell'Università Europea di Roma, che è studioso su vari temi che spaziano dall'estetica alla politica, alla filosofia.
filosofia del linguaggio in modo particolare, ha al suo attivo una serie di studi proprio sui momenti della riflessione novecentesca sulla parola, ha al suo attivo anche interventi dedicati alla filosofia di Merleau-Ponty, all'etica della parola, qui recito, indico alcuni titoli di alcuni suoi scritti, Distanza del soggetto parlante, alcune fonti della filosofia del tomismo esistenziale, sono state indagate alcune figure come quelle di Fabro, di Maeten, e in modo particolare i lavori più recenti sono stati dedicati a Scaravelli, agli scritti cartesiani ben noti di Scaravelli che ha ripubblicato nel 2007 e a scritti di Hoffman, a sua Antitesi e Partecipazione in Platone, quindi uno spettro ampio di, diciamo, di interessi, e oggi è qui e ci parlerà su un tema altrettanto chiave in Weil, l'amicizia secondo Simone Weil. A lui la parola, grazie. Grazie. Allora, volevo iniziare con i ringraziamenti di rito all'organizzazione del convegno, innanzitutto nella persona dell'amico Aldo Meccariello, poi a luogo che ci ospita, perché pensavo non c'è forse posto più appropriato di quello in cui siamo per ospitare un convegno della Weil, visto che, come è stato anche ricordato, è stato anche una filosofa del lavoro, no? Va bene, poi appunto un ringraziamento ancora al Presidente per le belle parole di presentazione, i precedenti relatori e tutti i convenuti. Allora, io non ruberò, essendo una comunicazione la mia, non ruberò la vostra pazienza per più di 20 minuti, quindi ancora un ultimo sforzo. Dunque, scrive la Weil a proposito dell'amicizia, presentandola come un dono a cui si deve corrispondere nel segno di una disposizione di tenera e fiduciosa gratitudine. È per me un beneficio incomparabile, senza misura, una sorgente di vita, in senso non metaforico ma letterale. Questa citazione è tratta dalla corrispondenza con il poeta Bosquet, ecco, su cui ha scritto Canciani e a cui rimando in nota. Va bene? Allora, è così che ella trova per essa, per l'amicizia, un termine di paragone molto impegnativo. La definisce infatti come una forma di amore implicito di Dio, ossia come un amore personale puro, che racchiude in sé un presentimento, un riflesso dell'amore divino. E ciò perché è solo con Dio che l'uomo può desiderare di essere direttamente unito. Altre tre forme dell'amore divino sono l'amore per il prossimo o carità, l'amore per la bellezza del creato e l'amore per la religione. Esse hanno la caratteristica però di essere del tutto impersonali. Ecco quindi in cosa si differenziano dall'amicizia, che è un amore personale pure. Ora, le prime due, ricordiamo, carità e amore per la bellezza del creato, intrattengono un rapporto nel segno di un reciproco completamento, nel senso che esse derivano dallo stesso gesto di rinuncia creatrice di Dio, quello con cui egli, abdicando rispetto ad ogni pretesa di dominio assolutistico sul mondo, lo consegna da un lato alla legge della necessità meccanica e dall'altro alla libertà fondamentale delle persone pensanti. Quindi qui mi ha colpito l'impostazione kantiana, no? Due mondi, come per Kant, ci sono. Ecco, ora, questa idea, secondo cui la creazione divina sarebbe un atto non di espansione di sé, ma di limitazione e di rinuncia, è ripresa, come sapete, dal mistico ebreo cabalista del 500 Isaac Luria. E qual è la prima conseguenza di essa? È che prospetta già la creazione come un evento kenotico, cioè già la creazione è passione, dice la Weil. E quindi siamo già introdotti in un concetto che tra poco troveremo a proposito dell'amicizia, cioè il concetto di decreazione o di discreazione. La Weil opera subito una distinzione tra amicizia e carità. Mentre la prima implica un ordine di preferenza elettiva nei confronti di un altro uomo, la seconda, la carità, è invece una disposizione con cui elargiamo benefici agli altri in modo incondizionato. Ora, due sono i moventi distinti che conducono un uomo verso un altro uomo: o il primo cerca nel secondo
un certo bene oppure ha bisogno di lui. Come sapete, Aristotele nell'Etica Nicomachea aggiunge un terzo movente, il piacere. Ecco, con l'occasione ricordo che Aristotele dedica ben due libri dell'Etica Nicomachea all'amicizia, a conferma dell'alta considerazione di cui godeva l'amicizia come virtù nel mondo, nella civiltà greca, no? Allora, questi due moventi, cercare nell'altro un certo bene o aver bisogno dell'altro, occasionalmente possono anche coincidere, tuttavia nell'uno o nell'altro realizza le condizioni di reciprocità richieste dall'amicizia, le quali sono date essenzialmente dalla facoltà di disporre liberamente di se stessi, nonché di consentire in piena spontaneità a coloro che abbiamo di fronte. Scrive: finché si cerca un bene in un essere umano, le condizioni dell'amicizia non ci sono. Nulla è più contrario all'amicizia della solidarietà. Analogamente, quando l'attaccamento di un essere umano ad un altro è dettato solo dalla necessità, poche cose al mondo, dice Lavelle, possono decadere ad un livello più basso di ripugnanza e di orrore. Scrive: in tutte le circostanze in cui un essere umano cerca il bene e trova soltanto la necessità, c'è sempre qualcosa di orribile. Non appena la necessità si imponga, anche solo per un attimo, sul desiderio di preservare nell'altro la facoltà del libero consenso, un'amicizia viene macchiata. In tutte le cose umane, la necessità è principio di impurità. Ecco allora la definizione di origine pitagorica più congrua dell'amicizia: un'uguaglianza fatta di armonia, una definizione che la fonte di Diogene Laerzio riporta al pitagorico Filolao. Un'unità in cui si compone il divario fra i due contrari della necessità e della libertà. Definizione che racchiude in sé ben tre piani distinti cui essa si applica. Vediamo quali. Scrive: la formula, l'amicizia e un'uguaglianza fatta di armonia è colma di meravigliosi significati. Riguardo a Dio, quindi in un primo senso è intratrinitaria, no? Riguardo all'unione di Dio e l'uomo e riguardo agli uomini. Ecco i tre livelli. A condizione che si tenga conto dell'accezione pitagorica del vocabolo armonia. L'armonia è proporzione e anche unità dei contrari. Ma alla definizione precedente dell'amicizia, Lavelle ne accosta un'altra, che le si può senz'altro applicare, in quanto proviene dalla stessa fonte, Filolao, e ha per oggetto anch'essa l'armonia. Scrive: l'armonia è l'unificazione a partire da una mescolanza, è il pensiero comune di ciò che pensa separatamente. Stando al senso pitagorico della parola armonia, se ne può così concludere che essa vige tra cose che non sono né della stessa natura né dello stesso rango, nel senso che ciò che è simile non ha bisogno di armonia, e armonia in quanto proporzione è un qualcosa che implica anche un riferimento alla giustizia. Per cui nell'amicizia, per provare una gratitudine pura, si ha bisogno di pensare di essere trattati non per pietà o per simpatia o per capriccio o a titolo di favore o privilegio, ma per desiderio di fare quanto la giustizia esige. Ecco, ho trovato questo pensiero un po' in tutto la Veil, no? Il nesso giustizia e carità lo si trova già negli scritti giovanili, le lezioni di filosofia, lo si trova in una lettera a Perrin che ho trovato in appendice ad un volume di Canciani, no? E poi anche negli scritti londinesi, quindi veramente un motivo che si trova in tutto l'arco della sua riflessione, il nesso, ripeto, giustizia e carità. Venendo poi all'armonia come unione dei contrari, Lavelle suggerisce la seguente immagine: amore soprannaturale che si distacca completamente dalle creature per ascendere a Dio e ne ridiscende associato all'amore creatore di Dio. Così si uniscono i due contrari, quindi laddove si uniscono dei contrari è sempre all'opera un amore di tipo soprannaturale. In sintesi, la definizione pitagorica dell'amicizia mostra come la mediazione sia essenzialmente amore e come l'amore sia essenzialmente mediatore. E ciò, innanzitutto, in rapporto all'amicizia in Dio fra le persone divine, quindi sul piano intratrinitario. Poi il rapporto all'amicizia fra Dio e l'uomo, infine il rapporto all'amicizia che vige fra gli uomini stessi. In ciascuno dei tre rapporti indicati, scrive, dalla parola amicizia, Dio è sempre mediatore. È mediatore tra se stesso e se stesso, è mediatore tra se stesso e l'uomo, è mediatore tra un uomo e un altro uomo. Così, scrive ancora, la mediazione divina, in discesa analogica, penetra tutto. Essa unisce Dio a Dio, Dio al mondo, il mondo a se medesimo. Essa costituisce in tutti gli ambiti la realtà. A proposito del primo tipo di amicizia, quella intratrinitaria,
La Vey parla di una corrispondenza segreta fra l'armonia intesa pitagoricamente come proporzione e media geometrica e il prologo del Vangelo di Giovanni, incentrato proprio sull'istanza di mediazione del Logos. Ricordo che la Vey propone di tradurre l'incipit del Vangelo di Giovanni, in principio del Logos, con in principio era la mediazione. Ecco, Logos lì sta per mediazione, secondo lei. A proposito del secondo tipo di amicizia, quella fra Dio e gli uomini, essa parla del fatto che le leggi dell'universo sensibile sono l'espressione simbolica delle verità divine e dei misteri della fede. Ed è significativo che anche Platone nel Simposio, intendendo l'eros come legame, lo esalti proprio nella sua funzione mediatrice fra la divinità e l'uomo. A proposito del terzo tipo di amicizia, quello fra gli uomini stessi, ella ne ricava che proprio perché quest'ultima non si dà mai quando una delle due persone non nutre rispetto per l'autonomia dell'altra, essa esiste solo laddove c'è uguaglianza, dove quest'ultima però è il risultato, non il punto di partenza. Cioè, nella Vey noi troviamo tanto che l'amicizia implica uguaglianza, quanto che no. Come stanno le cose? Lo implica o non lo implica? Nel senso che implica uguaglianza in quanto risultato, non in quanto punto di partenza. Ecco. Adesso una famosa citazione: che altri esseri particolari esistano senza dominarli né esserne dominati, quando c'è incontro morale è amicizia. Esattamente al contrario dunque di quanto sosteneva Aristotele, il quale invece, proprio lo dicevo all'inizio del libro 9, se ricordo bene, dell'Etica, anche nel caso limite in cui c'è servilismo e adulazione può esserci amicizia. Un altro elemento costitutivo dell'amicizia è poi, per la Vey, dato dalla capacità dell'uno di guardare da lontano l'altro, di mantenere una certa distanza rispetto a lui. Scrive: l'amicizia è quel miracolo in virtù del quale un essere umano accetta di guardare alla dovuta distanza, senza accostarsi, l'essere a lui necessario quanto il nutrimento. Ecco, sul nutrimento ho trovato questa osservazione della Vey, uno scritto giovanile, quello dedicato a Freud, no? Dice che il nutrimento è ciò attraverso cui il corpo incorpora ciò che ama distruggendolo. Quindi parla del nutrimento come una forma di cannibalismo, acquisire qualcosa però distruggendolo, neutralizzandolo, no? Quindi tutto al contrario di quello che dovrebbe essere l'amicizia. Ecco. A riguardo, l'immagine evocata è quella di Eva, che se si fosse limitata a guardare il frutto, non essendone attratta per un tempo indefinito, senza muovere un solo passo nella sua direzione, avrebbe compiuto così un miracolo analogo a quello della perfetta amicizia. E un miracolo perché ogni energia strappata al desiderio di appropriazione, per la Vey, può essere usata per ascendere, può essere rivolta verso l'alto, verso Dio. La Vey ribadisce che l'amicizia esiste soltanto quando la distanza venga mantenuta e rispettata, quando i due amici, accettando di essere pienamente due e non uno, desiderano non tanto sfuggire alle pene della solitudine, quanto duplicarne le gioie. Esattamente al contrario, cioè di quando due esseri, usando illegittimamente il loro affetto, danno vita, amandosi, ad una unione adultera. In tal senso, nell'amicizia c'è una sorta di completa indifferenza, un qualcosa di impersonale, sebbene essa nella sua essenza, lo abbiamo visto fin dall'inizio, sia un rapporto personale fra uomini. Piuttosto che il moto di convergenza dei due in uno, suo modello è proprio la Trinità, dove a patto che i due esseri rispettino in modo scrupoloso la distanza, quella che intercorre tra padre e figlio, che è la distanza principale, Dio è presente in ciascuno di loro. La Trinità è l'amicizia per eccellenza. L'eguaglianza e l'uguaglianza fra uno e diversi, tra uno e due. La Trinità è la suprema armonia, è la suprema amicizia. Ma in Dio vi è un'amicizia che non è definita soltanto dal dogma della Trinità. In Lui i principi che lo costituiscono devono essere pensati a loro volta come persone. Perché in Dio non può esservi relazione i cui termini non siano persone, così come il legame che li lega. Se Dio è unito alla prima persona, scrive, dal legame divino che è la terza, lo Spirito Santo, si ha la perfezione dell'armonia, quale era concepita dai pitagorici. L'armonia in cui tra i contrari si trovano la massima distanza e la massima unità. Che cosa troviamo qui? Troviamo una cosa che insomma mi ha sbalordito, cioè lei è convinta che il cristianesimo originario sia una filiazione del pitagorismo. Nient'altro, sia sostanzialmente identico al pitagorismo.
Si è detto poi dell'amicizia come di un miracolo. È un miracolo come la bellezza, dice. E il miracolo consiste semplicemente nel fatto di esistere, quindi nella sua gratuità, no? Più precisamente è per opera di una virtù soprannaturale, come abbiamo visto, che i legami di affetto, vincendo il peso della necessità, si dispongono ad essere trasformati in essa, la quale solo a questa condizione può dirsi pura. Altrimenti si corrompe e, come abbiamo già visto, vi domina l'impurità. Quando Cristo impartiva ai suoi discepoli il comandamento di amarsi gli uni con gli altri, Giovanni, Vangelo di Giovanni, egli li invitava appunto a trasformare in amicizia i legami di coinonia, di comunanza che sussistevano fra di essi, e ciò proprio perché non degenerassero in odio, in idolatria e in affetto impuro. Allora, poiché questo comandamento, scrive, era stato proferito da Cristo poco prima di morire, quindi è l'ultimo comandamento, allora avete capito perché intitolo il mio contributo il terzo comandamento, è il terzo e ultimo, impartito da Cristo prima di morire, in aggiunta ai comandamenti dell'amore per il prossimo e dell'amore di Dio, si può pensare che nell'amicizia pura, come nella carità verso il prossimo, si racchiuda qualcosa analogo a un sacramento. Il che ci conferma del fatto che la Veil, come tendeva a distinguere nettamente l'amicizia dall'amore, ora qui nota, attenuo un po' questa affermazione, perché ho trovato nel libro della Fiori che spesso lei chiama amicizia anche l'amore fra uomo e donna. Quindi, allora, come essa tendeva a distinguere nettamente l'amicizia dall'amore, rispetto al concetto greco di filia che li ricomprendeva entrambi, così in prospettiva cristiana vedeva nella prima un comandamento autonomo rispetto a quello relativo al secondo. Se pensiamo ad esempio al fatto che nell'inno all'agape di Paolo si legge che noi senza carità non siamo nulla. Ecco, forse per la Veil noi senza amicizia non siamo nulla, prioritariamente. Abbiamo anche visto che nell'amicizia ciò che garantisce la distanza è un qualcosa di impersonale, di simile alla completa indifferenza, sebbene essa nella sua essenza sia un rapporto personale tra uomini. Allora, come stanno le cose? Il punto è che questo è di estrema importanza, perché per la Veil ciò che è sacro, questa è una tesi famosissima, in ogni persona, è proprio quello che in un essere umano è impersonale, ciò che è sacro. Tutto ciò che nell'uomo è impersonale è sacro. E nient'altro è. Che cosa vuol dire? Che mentre l'errore e il peccato coincidono con quanto in noi c'è di personale, con quella parte dell'anima che dice io, la perfezione è invece impersonale, nel senso che da essa sente ogni ingerenza della persona. In ciò che si chiama io non c'è alcuna fonte d'energia che permetta di elevarsi. Tutte le cose che io vedo, ascolto, tocco, mangio, tutti gli esseri che incontro, io privo tutto questo del contatto con Dio e privo Dio del contatto con tutto questo, nella misura in cui qualcosa in me dice io. Ecco, a me ha colpito questo qualcosa in me. Non siamo noi che diciamo io, è qualcosa in noi che dice io. Ecco, sto finendo. Per questo tutti gli sforzi dei mistici sono sempre stati indirizzati ad espungere questa parte. Ne discende che l'essere umano sfugge al collettivo, ossia alla sfera del noi, solo elevandosi al di sopra del personale e penetrando nell'impersonale. Penetrazione che è resa possibile da uno sforzo e da una prestazione singolare dell'attenzione, più volte richiamata qui. Infatti, accedere a quest'ambito significa aggiungervi una responsabilità nei confronti di tutti gli esseri umani, la responsabilità di proteggere in loro non la persona, bensì ogni fragile possibilità di passaggio nell'impersonale. E penetrare nell'impersonale, nel caso dell'amicizia, significa respingerla, smettere di desiderarla, perché quando la si desidera è piuttosto il sogno di essa ciò che si insegue, per cui è l'immaginazione qui ad aver preso il sopravvento. Sappiamo che l'immaginazione per la Veil è quella facoltà che tappa buchi, tappa i buchi, cioè le ferite attraverso le quali può entrare, annunciarsi Dio, la grazia, no? Ecco, desiderare l'amicizia è una colpa grave, ogni sogno d'amicizia merita di essere infranto, non permettersi mai, è quasi un comandamento, di sognare l'amicizia. In tal senso, poiché essa appartiene all'ordine della grazia, è una gioia gratuita, ossia è fra quelle cose che ci sono date in sovrappiù. Occorre imparare ad essere soli per meritarla, rifiutarla per essere degni di riceverla. E occorre non cercarla, non sognarla, non desiderarla, anche perché, in quanto è una virtù, qui ci riporta all'antichità,
essa si dà solo nella misura in cui è esercitata. Un'ultima sollecitazione ci viene poi dal nesso che sussiste tra amicizia e sventura. Ma ecco, sentivo prima la vita, forse sarebbe il caso di tradurlo con cattiva sorte, ma la sorte, Eh sì, è infelice la definizione, la traduzione nostra di malheur con sventura, forse mala sorte. Allora vediamo un po' quest'ultimo punto. L'amicizia è molto simile alle forme pure della compassione e della gratitudine suscitate dalla sventura, dalla mala sorte. Come si sa, la sventura, aggiungo io mala sorte, è per la lei il grande enigma della vita umana, così che la compassione nei suoi confronti è un miracolo più sorprendente che camminare sulle acque, guarire gli infermi o risuscitare un morto. Pensate un po'. Pensarla inoltre è impossibile, se in una condizione di portarla a lungo nella carne, profondamente conficcata, come un chiodo, e qui sta pensando alla crocifissione. In compagnia di essa dobbiamo attraversare anni di notte oscura, e qui sta pensando al mistico a lei tanto caro, San Giovanni della Croce, prima citato, no? Lontani da tutto ciò che ama e con la consapevolezza della nostra colpa e maledizione. In tal senso la sventura, esattamente come l'amicizia, implicando una perdita dell'esistenza personale, può essere accettata solo se considerata nel segno della distanza, quella attraverso cui l'amore supremo sovrappone il legame della suprema unione. E come all'infinito potere unificante dell'amore divino corrisponde l'infinita distanza, quella tra padre e figlio, su cui esso trionfa, così due sono le forme di amicizia, indissolubili tra di loro. L'incontro, e qui ci stiamo, e l'altro è la separazione, perché per la lei non si dà amicizia non solo senza incontro, ma senza separazione. E qui forse sta pensando all'amicizia, nell'amicizia sta pensando anche l'amore, che vive di separazioni, no? Va bene. L'esempio è quello di due amici, la sostanza della cui unione non viene mai intaccata, per quanto sono immensamente lontani, l'uno dall'altro, nello spazio. Essi possono essere paragonati così a due rette parallele euclidee, il cui punto d'incontro è all'infinito. Infinito di cui non ci viene detto però, né se allude a una dimensione di speranza escatologica, né se coincide con l'infinitamente piccolo, ossia con la scintilla divina che abita in noi, né se tutte e due queste cose o altro ancora. Ecco, finisco con una citazione, mi ha fatto piacere, no? Lo stavo dicendo prima, io quando ho scritto qualche mese fa questo contributo non sapevo che ci sarebbe stato l'avito, no? Quindi non è assolutamente adulazione se finisco con una citazione da un sottoscritto, no? Questo non può dircelo Simone, dice, e non possiamo dirlo noi, possiamo restare in attesa e nel tempo che ci è dato sforzarci di amare con le nostre povere risorse umane. Grazie.